Torino. 4 vittorie di tappa per il Veronese, che è leader della classifica generale. 1,31 il suo vantaggio su Sergei Gonciar. Terzo, arrabbiatissimo, Gilberto Simoni. 3,07 per il Trentino. Quarto, Jaroslav Popovic. 3,23. Quinto, Dario David Cioni, corridore toscano della Fassa Bortolo. Molto bravo anche lui. Sesto, Vladimir Belli per il Bergamasco. 5 minuti e 20 da recuperare. È il giorno del Mortirolo, del Vivione, della Presolana. Davide Cassani, la frazione più bella di questo Giro d'Italia, almeno sulla carta. Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia, la più bella, la più dura. Dopo 30 km il Mortirolo, che i corridori stanno affrontando in questo momento. Poi il Vivione, erano tanti anni che il Giro non scalava questa montagna di 20 km, gli ultimi 5 sono veramente duri. Poi la Presolana, una Presolana che finisce proprio in vista del traguardo a 2 km 800 metri, quindi una tappa che potrebbe riservarci delle sorprese. La partenza da Bormio alle 14 in punto, al 10° chilometro la fuga. Marzoli, Bertolini, Iliano, Pugaci, Wegman, Piccoli, Vila, Siemens, Pozzi e Mason. Hanno un vantaggio questi 10 battistrada di 2 minuti e 30 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Al 10° chilometro ha forato Damiano Cunego, dunque non è partita benissimo questa tappa per il Veronese, nulla di preoccupante, è subito rientrato in gruppo e adesso il plotone. I 140 reduci di questo Giro d'Italia stanno affrontando il Mortirolo. La montagna simbolo tra le province di Sondrio e di Brescia, dalla Valtellina all'Alta Val Camonica. Immagini in diretta, questo è il gruppo di testa. Si vede, è una salita ripidissima. Pensate che un corridore come Sella oggi ha montato come rapporto più agile 39-27, quasi tutti hanno il 25. Infatti vediamo adesso proprio in un primo piano, no? I rapporti di Marzoli. Bisogna salire sui pedali, adesso vediamo gli uomini della Saeco che stanno controllando la situazione perché in fuga non ci sono uomini pericolosi. Comunque staremo a vedere se qualcuno cercherà già in questa prima salita di andare all'attacco. Spettacolo di pubblico e anche di condizioni atmosferiche. Un sole caldo sta abbracciando questa 19ª tappa. Linea ai nostri cronisti in gara. Fabretti e Roata, a te Alessandro, buona giornata. Buona giornata a te, buona giornata a tutti i telespettatori da parte mia e da parte di Walter Servino. Mentre sta rientrando nel gruppo Alessandro Spezialetti, per lui un problema al cambio, beh, vi voglio raccontare lo spettacolo che veramente stiamo vivendo oggi, uno spettacolo atmosferico con questo sole così bello, così caldo, uno spettacolo a livello naturalistico con le montagne che ci sono attorno, è uno spettacolo questa salita, il pubblico che è assiepato qui sul ciglio delle strade, una salita subito ripidissima con pendenze intorno al 15%, davvero oggi è la giornata più bella di questo 87esimo Giro d'Italia, davvero tanta gente e questi ragazzi che stanno affrontando le prime rampe dell'ascesa con rapporti agilissimi, come avete già detto voi, molti hanno montato il 27 dietro e già stanno spingendo questo rapporto, il gruppo che si è spezzato in diversi conni, i migliori sono tutti lì davanti, ma salgono alcuni corridori con grandissima difficoltà. Lina Lorenzo Roato. Sì, buon pomeriggio anche da Motocronaca 2, alla guida Massimo Valeri. Condivido e sottoscrivo in toto tutte le sensazioni e le emozioni già raccontate in precedenza da Alessandro Fabretti per una salita che sarà qualcosa di indescrivibile una volta ancora attorno a un luogo storico per la Corsa Rosa. Da registrare subito fra i molti che faticano in principio di quest'etta, Emanuele Mori, che al di là della fatica di per sé lamenta uno strappo al tratto intercostale destro. Lo abbiamo incontrato, gli abbiamo parlato per un attimo, l'abbiamo incoraggiato, dopodiché lasciato al suo destino per una salita che davvero farà molte vittime. Notate la difficoltà con cui salgono questi ragazzi, naturalmente gli uomini fuori classifica si staccheranno quasi subito, alcuni hanno già perso contatto, qui le pendenze mai scendono al di sotto del 10%, Davide. Sì, ricordiamo che il 39-27 sviluppa 3 metri e 6 centimetri, mentre il 39-25 3 metri e 30 centimetri. Silvio Martinello, buona giornata anche a te. Buona giornata anche a voi, Auro e Davide, da parte mia e da tutti noi che stiamo operando dal mezzo regia, diretti come sempre da Eugenio De Paoli, coordinati da Sandro Iacobini e con la regia naturalmente di Nazareno Balani. Sì, abbiamo già detto, giornata
giornata oggi di grande ciclismo, stiamo affrontando la salita più importante di questo Giro d'Italia. Abbiamo già parlato e abbiamo già raccontato le difficoltà di questa salita, ora attendiamoci anche lo spettacolo e la corsa vera da parte dei corridori. Per la sesta volta nella storia il Giro d'Italia affronta il passo del Mortirolo. Queste sono immagini registrate qualche minuto fa. Alessandro Spezialetti, prezioso gregario Saeco, proprio ai piedi della salita ha avuto questo problema meccanico. Ha sostituito la ruota ed è ripartito. Fu Vincenzo Toriani con il suo genio a scoprire il Mortirolo il 3 giugno 1990. Quella tappa la vinse Sierra davanti a Volpi, la Moena Aprica misurava 223 chilometri, ma quella volta il Mortirolo fu scalato dal versante opposto. Poi nel 94 l'impresa di Pantani, nel 96 la vittoria di Gotti, nel 97 Tonkov ancora sul bergamasco Gotti e nel 99, in un giorno triste per il ciclismo, il giorno dell'esclusione di Pantani, vinse Eras alla Aprica dopo 190 chilometri. Quella tappa partiva da Madonna di Campiglio, Eras davanti a Gilberto Simoni e terzo finì Ivan Gotti. 10 anni fa, sì, Pantani che staccò tutti sulla Mortirolo, un Indurain che non riuscì a tenere le ruote del Pirata, un Berzin in maglia rosa che preferì salire con il proprio passo, un Indurain che poi riuscì a riportarsi su Marco, ma nell'ultima salita fu costretto a cedere e vinse la sua seconda tappa consecutiva. Migliaia di tifosi del Pirata su questa salita si sono dati appuntamento, fra l'altro molti corridori, quasi tutti sulle biciclette, hanno l'adesivo della Fondazione Pantani, che è stata recentemente costituita e che raccoglie fondi per bambini bisognosi. Qui siamo sempre sul gruppo di testa con Marzoli, Bertolini, Iliano, Pugacci, Wegman, Piccoli, Vila, Siemens, Pozzi e Mason. Inquadrato Nico Siemens, corridore belga, compagno di squadra di Popovic. Il gruppo ha cominciato la salita da 17 minuti, quindi non siamo ancora a metà salita, siamo nel tratto più duro. Il record è di Gotti, poco più di 42 minuti per coprire questi 12 chilometri 800 metri, pendenza massima 18%, pendenza media 10.3%, un dislivello di 1322 metri. Ma torniamo in gara con Alessandro Fabretti, a te Alessandro. Beh, già le prime vittime illustri e importanti di questo Mortirolo, una motoscooter di Radio Informazioni che ha letteralmente bruciato le frizioni. La frizione della sua motocicletta, dunque si è dovuto fermare per rimanere e lì penso che rimarrà a lungo. Beh, intanto Alessandro Spezialetti sta faticando moltissimo per recuperare le prime posizioni del gruppo dopo il guaio meccanico, non so neppure se riuscirà a farlo. E qui si sono staccati altri due uomini della Saeco, oltre a lui anche Stangel e Fornaciari ovviamente. Bene, comunque si continuano alcuni corridori a lasciare il gruppo, stanno procedendo del loro passo e soprattutto stanno cercando di formare i famosi gruppetti. E io voglio chiedere anche a Davide Martinello, si intuisce quando si affrontano salite di questa portata l'odore fortissimo emanato dalle frizioni che bruciano? Insomma, lì andate a pieni polmoni, veramente è un momento difficilissimo anche questo. Molti corridori si sono lamentati, hanno chiesto che si fermasse questo motoscooter perché davvero emanava un odore fortissimo. Sì, sì, si sente, è come se si sente, dà particolarmente fastidio, anche se molto più fastidio dalla ripidità della salita. E vedete, il gruppo dei battistrada si è frazionato, al comando ci sono Nico Siemens e Raffaele Iliano, una nota di merito per il napoletano della Colombia Selle Italia, rimasto in avanscoperta centinaia di chilometri in questo Giro d'Italia, forse il più attivo della sua formazione, davvero bravo Raffaele. Bravissimo, sempre all'attacco, lui, Righi, i corridori della Tenax, sì, ci sono state squadre che non sono riuscite a vincere tappe, ma comunque hanno movimentato questo Giro d'Italia. Una volta che arriveranno in cima mancheranno 80 chilometri al traguardo, poi ci saranno 28 chilometri di discesa nell'Alta Val Camonica, si raggiungerà il paese di Forno al Lione e quindi il passo del Vivione, altri 20 chilometri di ascesa, poi la picchiata nella Val di Scalve e l'ultima asperità
il passo della Presolana. Anche la Presolana presenta delle pendenze superiori al 10%. Dopo 3 km di salita facile c'è una galleria e lì comincia una rampa al 14%. Ci sono 3 km tostissimi, però adesso guardiamo la grafica del passo del Mortirolo. Il gruppo qui sta salendo non più dei 15 km all'ora, anche qualcosa meno. Roata, sei in coda al gruppo con Alessandro o sei con i battistrada? No, sono vicino ad Alessandro e per carità, vien voglia proprio quelli che stanno più soffrendo di aiutarli. Siamo per esempio con Fornaciari già in difficoltà, Nauduz, poi c'è Ferrigato, insomma Gabriele Colombo. Sai, oggi anche da un punto di vista della viabilità non è semplice, le macchine della giuria che occupano la sede stradale per intero e soltanto quando qualcuno davvero cede è possibile sorpassare, e quindi credo che ci vorrà un po' prima di portarci sulla testa della corsa. Abbiamo visto un minorenne al lavoro. Il ragazzino che dà la spinta è un'immagine bellissima. Sì. Vedete proprio la difficoltà dei corridori, corridori che non disdegnano qualche spinta. Qui siamo con Verstrepen, atleta belga della Lambo Credit, corridore esperto ormai 37enne. Torniamo sul gruppo maglia rosa, vedete 5 uomini Saeco con in quarta posizione Damiano Cunego e Gilberto Simoni lì a ruota di Eddie Mazzoleni, poi ci sono Vladimir Belli, c'è anche Stefano Garzelli. Molto bravo ieri Stefano, ha tentato l'impresa sul passo Gavia. Ha tentato sul passo della Mendola, ha tentato sul Gavia. Il problema è che c'era un Garzelli solo contro una squadra. La Saeco si è dimostrata fortissima, ha tenuto a 2 minuti Garzelli in salita, poi è andata a riprenderlo in discesa e a Bormio in pratica sono tornati assieme. Quindi bisogna dire che comunque a Garzelli il coraggio non manca. Vediamo se oggi avrà anche un po' di condizione, un po' di forma per cercare un'altra impresa impossibile. Ecco, rimaniamo su questa inquadratura, cerchiamo di individuare tutti i componenti il gruppo maglia rosa. In prima posizione Andrea Tonti, seguito dal polacco Sylvester Schmidt, poi c'è Eddie Mazzoleni, c'è la maglia rosa Damiano Cunego, c'è Leonardo Bertagnolli. Ecco qui Gilberto Simoni con il dorsale numero 1, dietro di lui Vladimir Belli, poi Stefano Garzelli con la maglia gialla, l'ucraino Sergei Gonciari, secondo con la classifica nella classifica generale, vedete ha il 61, poi c'è Massimo Codol, oggi potrebbe avere via libera Codol, lui che il Mortirolo lo affrontò da protagonista 5 anni fa e poi cadde rovinosamente nella discesa del Mortirolo. Qui siamo su Giuseppe Di Grande, c'è anche La Verde, c'è Christophe Brun, c'è Juan Manuel Garate, insomma ci sono tutti i primi della classifica. Ci sono tutti, tanto vediamo altre spinte. Auro, c'è un clima un po' teso in casa Saeco, no? Ieri Simoni dopo il traguardo si è rivolto con parole abbastanza brutte nei confronti di Cunego. L'avevamo visto in diretta un Gilberto Simoni imprecare subito dopo il traguardo. Qui ci sono filosofie di pensiero molto diverse, ad esempio Felice Gimondi sostiene che Cunego non abbia commesso alcuna scorrettezza, anzi Gimondi dice che Cunego continuava a voltarsi verso Simoni e poi quando ha capito che Simoni non sarebbe stato in grado di vincere la volata ha tentato ed è riuscito a staccare tutti. Altri invece sostengono che Cunego avrebbe anche dovuto perderla quella tappa per favorire comunque Gilberto Simoni dal momento che la classifica generale era assestata. Qui è difficile prendere una posizione, ci sono filosofie diverse, fatto sta che altri atleti, altri giganti del ciclismo non si sarebbero comportati come Cunego, un Miguel Indurain avrebbe perso quella tappa, un Eddy Merckx invece avrebbe fatto come Cunego. Quando ha visto il traguardo Cunego ha perso la testa, non ha tirato la volata a Simoni, è partito come una scheggia e lo ha letteralmente staccato mentre stiamo andando sul fuggitivo che è proprio Raffaele Illiano. Raffaele Illiano, atleta di Pozzuoli, classe 1977, bella soddisfazione per lui essere davanti a tutti sul Mortirolo. Ormai siamo a metà salita. È innegabile che ieri
Cunego era nettamente il più forte. Simoni ha avuto la possibilità, è scattato a 9 km, 8 km e mezzo dall'arrivo, ma non è riuscito a fare il vuoto. Cunego è sempre stato a ruota, è stato Cioni a riportarlo su Simoni, poi si è portato al comando. Sì, forse sarebbe stato meglio che fosse partito un po' più tranquillo per vedere se Simoni poteva rispondere, però non c'è niente da fare, Cunego ha dimostrato che ha il carattere del campione, quando vede il traguardo non capisce più niente. Silvio Martinello, qual è la tua opinione? Ma la mia opinione è che è difficile che un ragazzo di 22 anni in maglia rosa, che si rende conto tra l'altro di avere una marcia in più rispetto a coloro i quali lo accompagnavano fino all'arrivo, è difficile, ripeto, per un ragazzo in queste condizioni ragionare a tal punto da poter pensare di agevolare la vittoria di Gilberto Simoni, suo compagno di squadra. Lui è partito fortissimo. Se Simoni fosse riuscito a tenergli la ruota, probabilmente a 30-40 metri dall'arrivo avrebbe anche capito che poteva lasciargli la vittoria, ma questo non è stato, perché è partito talmente veloce che non c'era assolutamente nulla da fare né per Simoni né per tutti gli altri. A mio avviso ha fatto bene, io rispetto e condivido il suo comportamento, è il più forte e naturalmente non perdo occasione per ribadirlo. Non vorrei però, Silvio, correggimi se sbaglio, che si facesse dei nemici in mezzo al gruppo. Lui non è neoprofessionista, però ha solamente 22 anni, è il suo secondo anno da professionista. Questo atteggiamento da superuomo forse gli creerà un po' di isolamento. Cosa dici, Davide? Io lo dico francamente, rispetto il comportamento di Cunego, ma non lo condivido. Io mi sarei comportato in modo diverso, quindi la penso diversamente da Silvio Martinello, però bisogna dire che questo ragazzo ha carattere, perché comunque quando si trova in quelle situazioni riesce a pensare, o comunque riesce a dare tutto se stesso. Una pista da mini bob qui sul traguardo, ci troviamo al passo della Presolana. Colleghiamoci con Radio Informazioni per una situazione in tempo reale della corsa. Lei, professor Fagnani. Buon pomeriggio da Radio Informazioni. Percorsi 38 chilometri al contachilometri della vettura di Radio Informazioni, quindi dovrebbero mancare circa 4 chilometri alla vetta del Mortirolo. Sempre Iliano al comando, il numero 55, con una ventina di secondi su Wegman, e quindi il gruppetto dei 10 battistrade si è spalmato in circa un minuto, con Marzoli, Pugacci e Pozzi all'avanguardia e Piccoli che ha perso contatto in retroguardia a 1 minuto e 52 secondi. Gruppo maglia rosa che viaggia a 3 minuti, la media della prima ora 37 e 200, e c'è l'allungo di Stefano Garzelli. Eccolo qui Stefano Garzelli, siamo a metà salita e Simoni a ruota di Stefano Garzelli. Dunque, se ieri poteva essere uno scatto per ribaltare le sorti del Giro d'Italia, questo è sicuramente un allungo di Garzelli per fare selezione e cercare un successo parziale. Dunque Garzelli e Simoni, che alla vigilia dovevano essere i due contendenti principali del Giro d'Italia, provano ad allungare. Il tentativo di Stefano Garzelli e a ruota si porta Gilberto Simoni. Silvio Martinello. Era quello che doveva accadere ieri. Se Simoni ieri avesse avuto la gamba, Garzelli gli aveva offerto un assist importante ieri. Era quella la sua grande occasione. Io credo oggi ci stanno riprovando, ma oggi Cunego non si lascerà sfuggire né Garzelli né Simoni né nessun altro, perché non può assolutamente oggi concedere nulla a nessuno. Controllerà con i suoi compagni di squadra, controllerà la situazione e magari tenterà oggi di dare la chance a Simoni di vincere la tappa. Non è stato uno scatto secco quello di Garzelli, ma una progressione. A ruota ci sono Gilberto Simoni e Juan Manuel Garate. Non si può scattare con violenza sul Mortirolo, bisogna sì fare delle progressioni, la salita è molto lunga, è durissima e poi dopo c'è da fare ancora Vivione e Presolana. Adesso stiamo a vedere cosa riuscirà a fare, cosa intende fare la maglia rosa, mentre adesso vedete che c'è Vagliavez che tenta di portarsi sui fuggitivi. Simoni per il momento si mantiene nella scia di Garzelli, non si sono più parlati Simoni e Cunego, ieri tra l'altro non hanno cenato neanche insieme, quindi c'è un po' di... ci sono problemi, ma li abbiamo spiegati prima. Qui siamo sul battistrada, Raffaele Iliano che secondo l'ultima segnalazione aveva 2 minuti e 40 secondi sul gruppo maglia rosa, ecco l'allungo di Stefano Garzelli che si porta immediatamente al comando, lo vede
e tiene la ruota del Varesino. Dunque Garzelli, Simoni e Garate, questi atleti sono usciti dal plotone maglia rosa, ed è arrivato anche Tadej Valjavec. L'andatura è aumentata. Fabretti, ci sono stati dei distacchi? Beh, i distacchi sono tanti. Con l'abilità alla guida di Walter Servino siamo riusciti a scartare diversi corridori. La strada, come ha già spiegato Lorenzo Roata, è molto stretta, sarà due metri non di più, dunque la macchina della giuria, poi i corridori, non è assolutamente facile. Comunque dei corridori, degli uomini di classifica, nessuna vittima illustre. Siamo nel gruppo, diciamo, della maglia rosa, nel gruppo di Damiano Cunego, e si è appena staccato Gerard Trampusch, uomo di classifica dell'Acqua e Sapone Caffè Mocambo, insieme con lui anche Luca Mazzanti. Vedo un pochino in difficoltà, vediamo un pochino alcuni uomini della Saeco, dopo aver lavorato a lungo nei giorni scorsi, soprattutto Leonardo Bertagnoli, che ormai non recupererà più il gruppo, lo stesso Sylvester Smith, come Andrea Tonti, e Franco Pellizzotti è proprio insieme a questi tre corridori della Saeco. Dunque Franco Pellizzotti anche oggi non riesce a tenere il ritmo dei migliori. Simoni controlla. Non dimentichiamo che davanti era scappato al decimo chilometro con altri nove concorrenti, c'è Oscar Mason. In pratica si sta riproponendo la tattica della Caldirola attuata ieri, con Mason in avanscoperta, scoperta, Garzelli che scatta e strada facendo troverà il gregario Mason. Per adesso però il vantaggio è molto limitato, si intravede il gruppo maglia rosa a un centinaio di metri. È calata l'andatura di Garzelli, vedete che adesso Simoni si affianca al corridore, ma rivedete che, ecco, aumenta di nuovo l'andatura Garzelli, nuovo attacco di Stefano. Molto bravo Stefano Garzelli, ricordiamo la sua posizione in classifica, è ottavo a 6 primi e 45 secondi. Garzelli ha dichiarato nell'ultima settimana di giro: non mi interessa arrivare quinto, ottavo, decimo, vorrei assolutamente lasciare il segno, ed è proprio Gilberto Simoni che in contropiede riparte. Questo è uno scatto violento, è uno scatto di quelli assestati, e quindi Simoni non si arrende, non vuole fare da spalla a Damiano Cunego. L'arrabbiatura di ieri la sta sfogando sui pedali oggi. Quindi frattura, netta frattura in casa Saeco, Cunego attaccato da Gilberto Simoni. Quindi consiglierei, nei limiti del possibile, ai nostri colleghi di superare il gruppo maglia rosa. Rimaniamo con Gilberto Simoni e Stefano Garzelli, e magari Alessandro Fabretti o Lorenzo Roata resterà naturalmente con Damiano Cunego. Al settimo chilometro di salita del Mortirolo, dunque, l'attacco di Gilberto Simoni. Adesso staremo a vedere, voglio vedere cosa fa la... Ecco, vedete che però adesso Simoni non sa cosa fare. Vedete che sta controllando la situazione, vuole vedere chi c'è sotto di lui, nel tornante sotto. Però adesso sì, c'è stato l'attacco, ma sembra che si sia rialzato Simoni. Quindi è stato così, forse un avvertimento, non so che cosa. Il traguardo è ancora molto lontano, Silvio Martinello. Dopo il Mortirolo ci saranno il Vivione e la Presolana. Chiaramente Simoni là davanti non ha compagni di squadra. Guardate, quindi... che Cunego sta parlando con Eddy Mazzoleni. Vedete che Cunego gli chiederà: ma cosa sta facendo adesso Simoni? Cosa facciamo noi? Mi sembra proprio che abbia proposto un gesto chiarissimo. Mentre Simoni non sa cosa fare, vedete? Adesso Simoni si è rialzato. Si era girato, secondo me, per controllare la posizione del gruppo maglia rosa e anche per verificare se Garzelli aveva le forze per star con lui. Ecco, rivediamo proprio il momento del colloquio tra Eddy Mazzoleni e Cunego, e probabilmente si stanno chiedendo cosa vuol far Simoni, cosa vogliono fare loro. Fabretti. Beh, intanto anche Andrea Noè in netta crisi, così come Bradley McGee, che ormai si è sfilato dal gruppo con il gruppetto di Bradley McGee, anche Giuseppe Di Grande della Formaggi Pinzolo Fioveccia Rocchi. Beh, quello che voglio segnalarvi è anche che davanti della Fassa Bortolo c'è, oltre a Cioni, anche Codol e Bruseghin. Dunque sono tre gli uomini della Fassa Bortolo. Adesso cerchiamo di risalire ancora e poi ci porteremo avanti insieme con Garzelli, quindi nel gruppo più avanti. Perfetto. Hai visto cosa ha fatto comunque Simoni, no? Ha aspettato Garzelli
perché così dice, così potrà tirare lui nella discesa, eventualmente in pianura, e quindi sfruttare il lavoro di Stefano. Silvio. Sì, era certamente molto presto per tentare di andare via da solo. Ricordiamo che in cima al passo del Mortirolo ci saranno ancora 80 km all'arrivo, con una salita importantissima con il passo del Vivione e poi la salita che sale alla Presolana. Ha fatto bene Simoni, spettacolare il suo attacco naturalmente. A mio avviso ha aspettato da una parte Garzelli e dall'altra voleva verificare chi tirava in testa al gruppo, perché se avesse visto una maglia Seco tirare in testa al gruppo si sarebbe arrabbiato ancora di più, senza dubbio. Chiederei a Fabretti di azionare il cronometro per avere un primo dato sul vantaggio del terzetto Simoni, Valjavec e Garzelli. Sta arrivando anche Garate, che in un primo tempo non era riuscito a rispondere allo scatto di Simoni. Siamo a 3 km dalla vetta, ma per Iliano o per Simoni? Per Iliano, attenzione, che aveva ancora un paio di minuti di margine, quindi sono un po' più indietro Simoni e Garzelli dei 3 km al passaggio. E in gruppo sta lavorando la De Nardi di Sergei Gonciar, mentre questo è il fuggitivo Iliano. Garzelli e Simoni non hanno ancora raggiunto Mason, però sicuramente Mason sarà stato avvertito e quindi avrà tempo di rifiatare e aspettare il proprio capitano. Infatti ieri, se ti ricordi come sarà, Mason aspettò Garzelli, però si staccò prima della vetta e quindi non fu di aiuto alcuno. Quindi l'intenzione di Mason è quella di salire regolare e aspettare eventualmente Garzelli in cima. Fabretti, a te. Intanto vi do la composizione del gruppo della maglia rosa. Allora, della Seco, Cunego ed Eddie Leni, della Panaria Margress, Perez Quapio e Sella, della De Nardi, Gonciar e Vegelius, della Fassa Bortolo, Bruseguin, Cioni e Codol, della Formaggi Pinzolo, Fiave Cerrocchi, La Verde, della Lampre, Belli e Piccoli un pochino più avanti c'è Garate, della Credit Colnago, Popovic, della Saunier Duval, Prodir, Zaug, e stiamo proprio davanti, siamo con Oscar Mason e Juan Manuel Garate. Adesso raggiungeremo di qui a poco la coppia formata da Stefano Garzelli e Gilberto Simoni. A voi. Quindi, se ho capito bene, Belli è riuscito a sganciarsi dal gruppo maglia rosa ed è rimasto lì Garate? No, Garate si è sganciato dal gruppo della maglia rosa, che è insieme ad Oscar Mason, mentre Belli indietro. Okay. E un pochino più avanti stiamo risalendo e c'è insieme, ovviamente, penso che lo sappiate, insieme con Garzelli e Simoni anche Valjavec. Siamo a 3 km in questo momento dalla vetta. Perfetto, dunque Garzelli, Simoni, Valjavec hanno una ventina di secondi, non di più per adesso, sul gruppo maglia rosa. Gruppo maglia rosa, per il momento Cunego è lì sempre con Eddie Mazzoleni e il suo angelo custode. Cunego che comunque sta correndo senza farsi prendere dal panico, anzi con una freddezza che non è solita di un 22enne. Ed è fondamentale però che ci sia accanto a lui il compagno di squadra più fidato, che è anche compagno di stanza, quindi i due sicuramente anche la sera parleranno di eventuali tattiche e di eventuali reazioni, seguendo però quello che dice l'ammiraglia con Giuseppe Martinelli. Simoni si è riportato in testa a tirare. Simoni comunque sta cercando di stuzzicare Garzelli o comunque di dargli una mano. Quando la pendenza diventa più facile si porta al comando per incrementare questa azione. Vedete? Mi sembra che abbiano guadagnato qualcosa, Fabretti. Sì, è proprio così, infatti era non più di 20 secondi rispetto al gruppo della maglia rosa. Adesso chiedo a Walter Servino di fermarci un momento, ma secondo me hanno guadagnato. Fermiamoci, Walter. Perfetto, Roata, a te. Sì, noi naturalmente ci siamo messi dietro al gruppo maglia rosa. Solo una cosa di un particolare di colore: stavamo seguendo Jaroslav Popovic, che aveva perso 1,2 m, convinti in una crisi dell'ex maglia rosa, lo abbiamo affiancato, aspettavamo di vedere pianto e stridore di denti, si è voltato, un sorriso largo come una casa, una boccaccia, si è riattaccato alle ruote ed è ripartito. Radio Informazioni ci comunica il dato ai 3 km dalla vetta. Garzelli, Simoni e Valjavec hanno 32 secondi di vantaggio su Damiano Cunego e sugli altri componenti il gruppo maglia rosa. Valjavec, campione sloveno fino allo scorso anno nella Fassa Bortolo, bravissimo Charlie Vegelius, il corridore britannico che sta
tirando, mentre niente da fare per Amazon che è già crollato, quindi Garzelli non può contare su un compagno di squadra. Quindi aveva già raggiunto il proprio gregario Stefano Garzelli, ma quando ha capito che non poteva dargli una mano l'ha lasciato lì. Infatti Oscar Mason viene riassorbito da Charlie Vegelius, e da sottolineare la tenacia di Sergei Gonchar. Mai visto un Gonchar così in salita? No, mai. È sempre stato un grande cronoman, è riuscito a vincere tante cronometro, è stato anche campione del mondo nelle corse contro il tempo, è calato 3 kg rispetto allo scorso anno, e un Gonchar che scandisce il passo con un suo compagno sul mortirolo, beh, non l'avevamo mai visto. Alessandro. Da ormai più di 500 metri sono insieme con i tre fuggitivi, beh, ho già una sensazione, ossia che il più pimpante sia Stefano Garzelli, che Gilberto Simoni abbia soprattutto una grande rabbia più che una grande gamba, e che Tadej Valjavec sia colui che sta soffrendo di più. Comunque anche io avevo fatto un rilevamento cronometrico ed era esattamente quello, però mi volto a Juan Manuel Garate. Penso che di qui a poco potrà raggiungere i tre fuggitivi, quindi potrebbe formarsi un quartetto. A completamento di quanto detto all'inizio, alcuni corridori mi sono affiancato a loro, hanno montato addirittura davanti il 38 piuttosto che il 39. A voi. Molto agile Damiano Cunego, 39-25, 39-27, un Cunego che sta sfruttando il lavoro di Sergei Gonchar. E da qualche giorno abbiamo ritrovato competitivo Julio Alberto Perez Quapio, con Sella, altro atleta dell'81 così come Damiano Cunego. Dunque Sella e Perez Quapio a tenere alti i colori della Panaria Margres. Concentrazione di gente proprio in vista del passaggio, siamo a 2 chilometri dalla vetta del Mortirolo per Raffaele Illiano. Martinello, a te. Sì, Auro, dalle immagini che vediamo dal gruppo Maglia Rosa ho la netta sensazione che Cunego stia controllando molto, in maniera molto semplice e facile, la situazione. Sta seguendo il grosso lavoro che Sergei Gonchar sta facendo fare al compagno di squadra Vegelius, appunto. Gonchar, ricordiamolo, secondo in classifica, quindi sta difendendo la sua posizione perché Simoni è terzo in classifica, ma Cunego dà la netta sensazione di essere in grande giornata anche oggi, sale molto agile e sta controllando agevolmente la situazione. Vedete a ruota di Belli troviamo la maglia rosa. Lorenzo, qualcun altro si è staccato dal gruppo Cunego? No, nessuno si è staccato dal gruppo Cunego, di quelli già dettagliati da Alessandro Fabretti. Perfetto. Silvio, secondo te Gilberto Simoni ha contatti con l'ammiraglia? La radiolina mi sembrava l'avesse, l'auricolare. Ma anche se ce l'ha non lo ascolta, a mio avviso, perché è strano che un compagno di squadra attacchi la maglia rosa. Sapevamo, abbiamo letto, abbiamo sentito che ieri ci sono stati dei problemi in casa Seco. Chiaramente non è un gran bel vedere che il terzo in classifica, compagno di squadra, attacca la maglia rosa. Comunque la strada è ancora lunga e ne vedremo delle belle probabilmente oggi. Proprio questo volevo sentirti dire. Sei d'accordo, Davide? L'auricolare, ma ormai non segue più le direttive dell'ammiraglia. Sì, sono d'accordo con Silvio. Oggi Simoni fa la sua corsa. L'affetto del pubblico lombardo, ma come sempre accade nelle tappe più appassionanti, vengono da ogni regione, in macchina, in camper, e poi prima che vengano bloccate le strade salgono sin quassù o a piedi o in bicicletta. Fabretti. Beh, io ho cercato di capire o perlomeno di notare se mai Gilberto Simoni si fosse messo in contatto via radio con la sua ammiraglia. Ebbene, non una sola volta ha staccato la mano dal manubrio per spingere il pulsantino per poi mettersi in contatto, e questo naturalmente non mi dice se ha o meno l'auricolare, però mi dice che contatto con la sua ammiraglia, almeno per quanto ho potuto vedere fino a questo momento, non l'ha avuta. E comunque continua a tirare molto più Stefano Garzelli di quanto lo faccia Gilberto Simoni, che adesso si è messo avanti, mentre Tadej Valjavec non ha mai una sola volta dato il cambio. Mi volto e non vedo più Juan Manuel Garate, potrebbe magari essere raggiunto dal gruppo della maglia rosa. Vediamo un pochino, Lorenzo. Sì, mentre superiamo un improbabile cartello, Petacchi scatta, Vegelius ha rilanciato l'azione.
e il primo a dire è stato Oscar Mason, che ha perso decisamente contatto col gruppetto maglia rosa, anche se in questo momento proprio davanti a noi sta cercando in tutti i modi di ritrovare le ruote di questo drappello. Siamo a 500 metri dal passaggio per Raffaele Iliano, cima Pantani. Che nostalgia. Molto bravo Raffaele, praticamente dal terzo chilometro di ascesa è rimasto solo, con lui c'erano Marzoli, Bertolini, Pugaci, Wegman, Piccoli, Vila, Simons, Pozzi e Mason. Li ha staccati tutti, Raffaele Iliano si toglie questa soddisfazione di transitare per primo sulla cima dedicata al Pira, che vediamo sulla destra in questo sdoppiamento dell'immagine. È proprio così, il Pirata è sempre nei nostri cuori, come recitava quello striscione. Abbiamo nel frattempo un aggiornamento, Simoni, Garzelli e Valiavez hanno 34 secondi sul gruppo Magliarosa, quindi hanno rimpinguato, anche se di poco, il loro margine. Alessandro, a quanto sono dalla vetta Garzelli e Simoni? In questo momento raggiungono il cartello dei 500 metri alla vetta al Gran Premio della Montagna. Lorenzo? Col gruppo Magliarosa, adesso però lo spettacolo lo fa la folla. Due ali assolutamente di tifosi impacciti, e ormai si è definitivamente staccato Oscar Mason, che per un attimo aveva ritrovato le ruote di questo gruppo. Comanda sempre Charlie Vegelius, dietro c'è Gonciar, in terza ruota c'è Cunego. Ci puoi ripetere l'esatta composizione di quel gruppo, Lorenzo, se ce li hai a portata d'occhio naturalmente? Vegelius, Gonciar, Garay, poi c'è Cunego, Eddie Mazzoleni, i due della Fassa Bortolo, Cioni e Bruseghin. Poi Jaroslav Popovic, poi Perez e Quapio, col 168 Oliver Zaug, col 109, col 108 scusate, Jimenez Laverde. Bene, quindi dalla composizione dei 3 chilometri al passaggio si è staccato Codol, Massimo Codol. D'altronde Ferretti, avendo da ieri Dario David Cioni in quinta posizione, gli ha lasciato un paio di uomini accanto, come è giusto che sia. Giustissimo, anche perché Cioni merita, è stato veramente bravo. Hanno impiegato 47 minuti e 29 secondi questi corridori ad affrontare il Mortirolo. Lorenzo, a te. Sì, imperdonabile dimenticanza, lo scricciolo dei Berici, la pulce dei Berici, Emanuele Sella, ma talmente piccolo che per un attimo era stato coperto dalla sagoma di Dario Davicioni. Va bene Lorenzo, ok, 1:13 il passaggio di Simoni, Garzelli e Valiavez, l'ultimo rilevamento parlava di 34 secondi, forse qualcosina hanno guadagnato ancora. Sì, Davide. Penso di sì. Vediamo adesso Garate, che sta per essere ripreso dalla gruppetto maglia rosa. Adesso Simoni potrebbe sfruttare le doti di discesista e quindi potrebbe eventualmente incrementare in questo primo tratto di discesa molto tecnico il vantaggio. Simoni, Garzelli e Valiavez naturalmente. Gruppo maglia rosa è entrato in provincia di Brescia e adesso discesa nell'Alta Valcamonica verso Edolo. Fabretti, a te. In prossimità del Gran Premio della Montagna i tre hanno raggiunto uno dei fuggitivi, ossia l'uomo lampre Vila. Tra i tanti cartelli inneggianti al Pirata, a Cunego, a Simoni, a Garzelli, anche uno che ricordava Umberto Agnelli. A voi. Vedete Mason, 2:34 il suo ritardo. Lorenzo, tu sei sempre con Cunego? Sono sempre col gruppo Cunego e c'è stato uno scontro fra Pietro Algeri e un massaggiatore al momento del passaggio della borraccia per Oliver Zaug, per fortuna senza conseguenze, comunque una bella incocciata. Vedete altri passaggi in cima, siamo
a 1855 metri d'altitudine, il passo del Mortirolo, cima Pantani. Mi sembra di tornare indietro di qualche anno, io facevo parte della carriera, in squadra avevo come capitani Roche e Visentini. Visentini aveva la maglia rosa, Roche era secondo in classifica generale e attaccò a 50 km dall'arrivo. Era con Salvador, a dire la verità Roche rispose ad un attacco di Salvador, mentre vediamo il mister dell'Inter, Zaccheroni. E stavo dicendo appunto di questo attacco di Roche, noi ci trovammo ad inseguire uno dei nostri compagni di squadra e mi ricordo che ad un certo punto andai da Eddie Skeppers, compagno di squadra di Roche, gli dissi dai bisogna andare a tirare e lui mi disse no io non posso tirare perché c'è Roche in fuga. Alla fine Visentini andò in crisi e Roche riuscì a salvarsi e conquistò la maglia rosa per soli 6 secondi su Rominger, che poi quel giro lo vinse Stefan Roche. Silvio Martinello, abbiamo adesso questi 28 chilometri di discesa, generalmente verso Edolo e verso Malonno ci sarà vento contrario, cioè di solito c'è vento contrario. Come andrà a finire secondo te? Ma come andrà a finire? Certamente Simone ha delle doti di discesista ormai che abbiamo visto in altre occasioni, insomma, e quindi potrebbe guadagnare ancora qualcosa. Il fatto che c'è vento contro in Val Camonica scendendo verso l'attacco del passo del Vidione, questo naturalmente potrebbe in qualche modo agevolare gli inseguitori, anche perché dietro, non dimentichiamolo, c'è Sergei Gonchar che con Vegelius farà un grosso lavoro per difendere la sua seconda posizione, e poi i tre uomini Fassa che anche loro a mio avviso andranno a dare una mano. E Radio Informazione ci segnala che durante la discesa è caduto Marzoli. Quindi se Fabretti ci può dire qualcosa in più, Alessandro. Sì, sarà pure caduto, tant'è che i quattro uomini di testa lo hanno raggiunto, con lui hanno raggiunto anche Igor Pugaci e superato, però non ha riportato conseguenze anche perché sta pedalando senza alcun problema, si è lasciato sfilare, adesso sta cercando di recuperare la ruota dei quattro uomini, dunque probabilmente si potrebbe formare un sestetto al comando. Radio Corsa ci dice i passaggi sul passo del Mortirolo, a lei professore. Sì, esattamente, in prima posizione il numero 55 Illiano, quindi in seconda posizione il numero 118 Wegmann, e questo è transitato, questo corridore, a 30 secondi, quindi a 50 secondi in terza posizione Pugaci con il numero 67 e quindi il numero 136 Siemens a 1 minuto e 2 secondi, quindi Pozzi numero 178 in quinta posizione a 1 minuto e 5 secondi, il gruppo di Simoni Garzelli Valjavec a 1 minuto e 15, Garate a 1 minuto e 48, il gruppo Maglia Rosa Gonciara a 2 minuti. A voi. Lorenzo, a te. Sì, nella spunta poco fa mi era saltato anche il nome di Vladimir Belli, che naturalmente era con la maglia rosa. Giusto in questo momento, discesa del Mortirolo, assistito dal cambio ruote e afforato Vladimir Belli. Lo vediamo dall'alto, il bergamasco Vladimir Belli, uomo di classifica della Lampre. Vladimir Belli è a 5.21 da Damiano Cunego. Beh, forare in discesa, se non si hanno conseguenze critiche, io ricordo Codol forò in discesa e poi andò a sbattere contro il muretto, si fece molto male, sì. Se è solo una questione di perdere qualche secondo può ancora farcela. Fabretti, a te. Ho parlato con Ruggero Marzoli, che è riuscito a recuperare la ruota dei quattro uomini che gli sono davanti. Ebbene, è stata la classica scivolata in una curva a sinistra, qualche abrasione sul lato sinistro del corpo, ma nessun problema. Lui è adesso insieme agli altri quattro, mentre Igor Pugaci si è lasciato sfilare, è molto più indietro e probabilmente aspetterà il suo Sergei Gonchar. Belli invece sta aspettando, o meglio, ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, dal momento che la ruota gli è stata cambiata dal cambio ruote, dalla macchina di assistenza, però forse la ruota non va benissimo e quindi ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia. Proprio Codol, 5 anni fa, forò, gli sostituirono la ruota che non era adatta e causa questa ruota sostituita non perfettamente andò a finire contro il muretto, quindi farebbe bene Belli a richiedere al più presto l'intervento dell'ammiraglia, infatti ha già tanto alzato il braccio. Vediamo Marzoli, quindi Marzoli che è scivolato ma è riuscito comunque a ripartire e si è accodato a quattro corridori all'inseguimento di
Illiano e Wegman, mentre questo è il gruppetto dei velocisti. C'è il campione del mondo Igor Astarloa con Alessandro Petacchi, 8 minuti il loro ritardo, non ci saranno problemi di tempo massimo oggi, intorno ai 20% addirittura rispetto al tempo del vincitore. Fabretti, mi sembra che le condizioni dell'asfalto siano molto buone. Guarda, stavo chiedendo la linea proprio per segnalare questo, raramente mi è capitato di vedere una strada di alta montagna in queste condizioni, l'asfalto è stato appena rifatto, quindi è un asfalto stupendo, tra l'altro la discesa è sì tecnica, però non è assolutamente, almeno fino a questo momento, pericolosa, tant'è che i corridori la stanno facendo a tutta. E voglio segnalare anche il grandissimo carattere di Stefano Garzelli, che in pratica ha cercato di pilotare i suoi compagni lì di fuga per tutta la salita, chiedendo solo il cambio a Gilberto Simoni, mentre Tadej Vlahovic non gliel'ha mai dato, e adesso sta affrontando tutta la discesa per intero in prima posizione. Grande applauso all'uomo Vini Caldirola. Mentre davanti c'è un uomo della Fassa Bortolo, Marzio Bruseghin, che sta involontariamente, forse no, dando una mano a Damiano Cunego. Roata, sei sempre con Belli o sei rimasto davanti con Cunego? No, io ho lasciato al suo destino, nella sfortuna, Vladimir Belli. Sono sempre nel gruppetto Cunego con Damiano Cunego, che appunto non molla mai la seconda e la terza posizione. Naturalmente è sempre meglio affrontare davanti la discesa. Ti segnalo solo che in questo gruppo è rientrato in questo momento come un fulmine Oscar Mason. Dunque siamo in provincia di Brescia, tra poco si entrerà in provincia di Bergamo. Cogliamo l'occasione della presenza di Cristiano Gatti per ricordare un collega che non c'è più, che ci ha lasciato l'anno scorso, che ha seguito tanti giri d'Italia. Ci riferiamo a Titta Pasinetti, scomparso prematuramente. Abbiamo delle immagini di Titta Pasinetti quando collaborava con la Rai. Approfittando del sole di Riccione ti ho scritto questa letterina al giornale, credono che io stia via un mesetto per lavorare, e invece guarda tu dove sono, si sta da Dio. Finora però ci hai fatto andare su e giù degli Appennini, dove però i corridori hanno fatto solo pubblicità alla Permaflex. Poteva succedere il finimondo, e invece si è risolto tutto oggi qui a Riccione. Per cui io ti faccio una proposta per l'anno scorso, per l'anno prossimo, una proposta molto seria. Allora, la partenza va benissimo da Taormina. Arrivo su, in cima a Taormina, vedrai che selezioni già dai primi giorni. Poi trasferimento in Sardegna, Porto Cervo, Monte Moro, una tappa durissima. Poi la vita se l'è portato via molto in fretta, prima ancora che arrivasse ai 50 anni. Niente, noi che siamo stati suoi amici, che abbiamo fatto tante strade con lui, abbiamo deciso di ricordarlo oggi che si torna nella sua terra. E niente, abbiamo deciso per l'occasione di premiare con una targa simbolica l'uomo che forse più di tutti qui al Giro ha accudito Titta, che era un gran talento ma anche un gran ritardatario. Quest'uomo è Angelo Morlin, che è il factotum, il mago della sala stampa, che ogni giorno monta e smonta la sala stampa, che ogni giorno ci aiuta in tutti i nostri problemi, una figura molto importante e oscura del Giro. È l'uomo che tutte le sere ha aspettato con molta calma i tempi di Titta, e noi, per ricordare Titta e anche per ringraziarlo del suo lavoro che conduce da 27 anni, abbiamo deciso di unire queste due cose. Grazie a te Auro, e grazie anche alla Rai per la sensibilità che avete dimostrato. È il minimo. Il Giro ritorna a Bergamo, la terra di Titta Pasinetti, ed è la prima volta che Titta non accoglie una corsa che ha amato tanto. Fabretti, a te. Sì, io intanto mi unisco al saluto di Titta. Ebbene, qui affrontiamo la discesa, a testimonianza del fatto che l'asfalto sia così bello. Addirittura abbiamo toccato la punta di 90-95 km orari. Come sapete il nostro tachimetro non è così preciso, però ormai calcoli alla mano dovrebbe essere quella la velocità toccata. E tale è la velocità del gruppo, finalmente si è posto davanti Tadej Vlahovic, che i 4, anzi 5, stanno raggiungendo altri due uomini avanti. Dovrebbe essere Oscar Pozzi, anzi di sicuro Oscar Pozzi, e poi un altro uomo col mago che non ho riconosciuto. A voi. E questo è il sondaggio dei nostri telespettatori, le preferenze: Cunego davanti a Belli per il successo della tappa odierna. La segnalazione di Belli direi che è azzeccata, perché si arriva in provincia di Bergamo e lui tiene moltissimo a questa corsa. Roata.
Sì, ancora sono lontani e non riesco a riconoscerli, ma sono in molti, almeno una decina che stanno rientrando sul gruppo Maglia Rosa. Tra questi ipotizzo che se ha risolto i problemi potrebbe anche esserci Vladimir Belli. Bradley McGee, per esempio. Bradley è un grande, lui sale col proprio passo, non reagisce agli allunghi, è un corridore che va fortissimo in pianura e riesce sempre ad arrivare in cima con qualche secondo e poi a rientrare in discesa. È l'unica maniera che ha per fare classifica, è un corridore che è cresciuto moltissimo in questi ultimi due anni. Adesso vediamo che tanti corridori riescono a rientrare, anche perché di chilometri ne mancano ancora tanti, e quindi il gruppo Maglia Rosa va sì veloce ma costante, quindi non sta per nulla rischiando. Eccolo lì Bradley McGee in coda al gruppo Maglia Rosa. Si sta arrivando a Monno, 53 chilometri percorsi, ne mancano 69 al traguardo. Radio Corsa, abbiamo un aggiornamento sui distacchi? Il gruppo Maglia Rosa a 57 secondi dal fuggitivo, un attimo, a 57 secondi da Simoni, quindi il gruppo Maglia Rosa è dietro a Simoni a 57 secondi di ritardo, dal gruppetto Simoni, grazie. Quindi hanno perso una quindicina di secondi. No, ha guadagnato Simoni perso, sì, rispetto a Iliano. Sì, però volevo dire che il gruppo Maglia Rosa ha perso ulteriori secondi in discesa rispetto a Gilberto Simoni e Stefano Gardelli. Comunque siamo al limite del minuto, via. Io non so come andrà a finire questa tappa, sono un profondo estimatore di Gilberto Simoni, però non approvo questo attacco. Se fosse andato all'inseguimento di Garzelli e fosse rimasto incollato alla sua ruota, potevo anche capire, ma non deve dare una mano, deve comunque sottostare alla legge del più forte e soprattutto avere rispetto per i compagni di squadra, soprattutto di Cunico che è in maglia rosa, quindi non mi piace l'azione di Simoni. 10 chilometri di discesa hanno rimpinguato Simoni, Garzelli e Vagliavez. Siamo al limite del minuto ormai. Fabretti, come procede questa picchiata verso Edolo? Beh, Tadej Vagliavez probabilmente in salita non collaborava perché non ne aveva, mentre in discesa, dal momento che affronta bene i tratti in discesa, si è posizionato avanti in più di un'occasione. I due uomini che il gruppo Simoni Garzelli hanno recuperato sono Pozzi e Simez. Eccoli qui, probabilmente adesso stanno cercando di recuperare anche loro. Comunque adesso è finita la discesa. Pozzi potrebbe tirare, Simons no, perché è un compagno di squadra di Popovic, Popovic che spera ancora di salire sul podio, adesso è quarto, mentre siamo ormai in fondo alla discesa con questo gruppetto. La maglia rosa molto tranquilla per il momento, al fianco Eddy Mazzoleni, potrebbero rientrare altri corridori in questo tratto e quindi tirare nel tratto di pianura che porterà la tappa all'imbocco del Vivione. Silvio Martinello, situazione molto dinamica ancora, c'è Raffaele Iliano che prosegue questa avventura in solitaria, forse per lui sarebbe meglio attendere o quantomeno avere altri corridori, perché se dietro sono in 20-25, ci riferiamo al gruppo Maglia Rosa, inevitabilmente da solo perderà vantaggio. Sicuramente, e soprattutto perderà tante energie, mentre Pozzi ha parlato in questo momento con Simoni. Ed eccolo qui il gruppo con Stefano Garzelli che chiede collaborazione, i due grandi rivali dell'anno scorso in questo frangente alleati. Sì, c'è accordo tra i due, Simoni comunque sta commettendo un grosso errore, almeno in pianura dovrebbe stare a ruota, non deve tirare, non deve collaborare. Intanto ecco, vedete proprio in questo momento, probabilmente gli dice il vantaggio, ecco, gli ha detto abbiamo un minuto di vantaggio, difatti ha fatto un dito adesso Garzelli per vedere se aveva capito, sì, un minuto di vantaggio gli ha detto. Qui naturalmente Davide Cassani prende una posizione secondo il bonton ciclistico, però immaginiamo che i nostri telespettatori siano divisi anche in questa interpretazione, perché? Perché Cunego ieri si è dimostrato cannibale, ha voluto anche vincere la corsa, la tappa, non ne aveva assolutamente bisogno, si era già imposto in tre frazioni. Dunque Cunego ha dimostrato una certa arroganza nel vincere la tappa, Simoni non gliela sta perdonando. Silvio Martinello, quindi se
Secondo le regole di squadra, chi è compagno della maglia rosa non dovrebbe in nessun modo uscire dal gruppo. Beh, Simoni crediamo abbia più di una ragione per farlo. Qual è il tuo parere? Ma io non sono d'accordo, Auro. Simoni sta stravolgendo naturalmente queste antiche regole di squadra, le quali dicono che gli uomini compagni di squadra della maglia rosa non collaborano quando sono nelle fughe. Invece Simoni, abbiamo visto, soprattutto ben coadiuvato da Garzelli e da Valjavec, gli altri stanno ancora a ruota, invece ci stanno dando dentro, ma credo che avranno vita difficile, perché dietro, come pensavo, ci sono uomini Fassa e uomini Denardi che stanno facendo inconsapevolmente o meno, non lo so, il lavoro di Cunego, perché lo stanno aiutando moltissimo nel tentare di rientrare. Vedete, questo è il gruppo con Garzelli e Simoni che rimangono costantemente davanti, hanno un minuto di vantaggio sul gruppo maglia rosa. Fabretti, immagine inequivocabile, Simoni cercava la collaborazione di Garzelli, si sono più volte parlati i due. Sì, si sono più volte parlati, di sicuro la collaborazione c'è, lo si è visto anche in montagna. Gilberto Simoni e Stefano Garzelli hanno parlato anche con Oscar Pozzi e con Tadej Valjavec e sicuramente avranno volontà comune di arrivare fino al traguardo per vari motivi. Comunque Gilberto Simoni è molto attivo e molto rabbioso, se così possiamo dire. Quel che è certo è che invece Vila, che chiude il gruppo, non collabora. Mi si è avvicinato, mi ha chiesto quanto sia il loro vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa. Un minuto, dice, beh, allora mi metto in coda e aspetto i miei due capitani che sono belli e garati. Infatti è sempre lì in coda e non dà il cambio. Petacchi ha vinto 8 tappe, la Fassa Bortolo ha dato una bella mano in questo Giro d'Italia alla Saeco, e secondo me in questo momento la Fassa Bortolo non sta tirando percioni, ma sta dando una mano alla maglia rosa. E vedete, Bradley McGee si è riportato nel gruppo così come ci aveva segnalato Roata, adesso ha sopravanzato Damiano Cunego. A te Lorenzo, mentre Belli, vedete, viene assistito dal meccanico Pengo della Lampre. Sì, finalmente per Vladimir Belli l'assistenza ufficiale della sua squadra, dopo che in un primo momento era di nuovo intervenuto il cambio ruote, problemi probabilmente alla pinza dei freni. Tra gli altri è rientrato anche Pellizzotti in questo gruppo, ormai nell'ordine della ventina di unità. Adesso dovrebbe calare il vantaggio del gruppetto Garzelli e Simoni. Simoni che sta tirando molto come Garzelli, anche Valjavec sta collaborando. Adesso vediamo, Pozzi per il momento rimane a ruota. Un altro Francesc Descheux era ritornato con Bradley McGee, si tratta del francese Murray. Fabretti. Sì, beh, la situazione è sempre la stessa, Tadej Valjavec avanti, quindi Stefano Garzelli alla sua ruota, Gilberto Simoni, poi Nico Simens che probabilmente non collaborerà neppure lui perché aspetterà Jaroslav Popovic, il suo capitano, quindi Oscar Pozzi, Ruggero Marzoli che mi ha fatto cenno adesso che ha un dolore alla spalla sinistra, però sta continuando a pedalare, non dal cambio perché probabilmente è dolorante, e chiude sempre in ultima posizione Vila. Adesso sono in 8 Alessandro, 8 vero? Sono 7. Quindi sono Valjavec, Vila, Simoni, Garzelli, Pozzi, Siemens e Marzoli. 7, giusto? Esatto, 7, sì. Perfetto. Simoni che ha ancora un anno di contratto, ma penso che dopo questo Giro d'Italia le cose possono cambiare in casa Saeco. Proiettiamoci verso il Tour de France, sempre riguardo a Gilberto Simoni. Gilberto Simoni l'anno scorso arrivò alla corsa francese dopo aver dominato il Giro d'Italia, fece un buon prologo, poi andò subito in crisi dopo la cronometro a squadre, tenne duro, vinse una tappa pirenaica e affermò: tornerò al Tour con più tranquillità perché posso puntare al podio. Secondo te, Davide, dopo questo Giro d'Italia che succederà? Spero che riesca a risolvere le questioni con Claudio Corti, con Beppe Martinelli, perché secondo me oggi Simoni sta facendo la sua corsa fregandosene in tutto e per tutto della squadra di Damiano Cunego. Io ho dato il mio parere, naturalmente non so cosa sia successo in queste due settimane, non so perché Simoni è così arrabbiato, così risentito nei confronti di Cunego. Un risentimento che è sfociato dopo il traguardo di ieri con brutte parole nei confronti della giovane in maglia rosa. Sono scritte su tutti i giornali, le possiamo riferire.
anche dalla nostra postazione. Simoni, subito dopo il traguardo, ha dato del bastardo e dell'ignorante a Damiano Cunego. Perché? Perché secondo le regole, queste regole che esistono nel mondo delle due ruote, ci vuole altruismo, serve generosità. Dunque Cunego, che aveva già la maglia rosa, che aveva già vinto tre tappe, anche a costo di perdere il traguardo di Bormio, avrebbe dovuto favorire Gilberto Simoni, e a Simoni questa cosa non è andata giù. Per nulla. Intanto abbiamo visto che Alessandro Bertolini è riuscito a sfruttare le sue doti di discesista e si è portato su Iliano. Quindi adesso abbiamo due uomini al comando in questo fondovalle, la strada è leggerissima discesa, praticamente pianeggiante, ancora qualche chilometro per arrivare all'imbocco del Vivione, seconda salita di oggi. Attivissimo Bertolini in questo 87esimo Giro d'Italia, da segnalare il suo secondo posto nella tappa di Fondo Sarnonico. Questo è uno striscione che saluta il nostro opinionista delle ore 20, Gigi Sgarbozza. Abbiamo un comunicato stampa datato 8 maggio 2004, un comunicato stampa ufficiale della Saeco, il comunicato che la squadra aveva diramato proprio alla vigilia della Corsa Rosa. Ebbene, Damiano Cunego diceva queste cose: le numerose vittorie, e si riferiva naturalmente al Giro del Trentino, l'Appennino e l'Arciano, mi hanno dato una carica straordinaria. Arrivo al Giro d'Italia nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche, ma da qui a potermi definire protagonista ce ne corre. Gli chiedono, quando hai capito di essere un corridore da gara a tappe? Presumo di esserlo, risponde Cunego. La prima esperienza me la sono cavata bene, riuscendo a terminare il Giro, e si riferiva al Giro del 2003 in crescita, cosa non facile per un giovane alle prime armi. Continua Cunego, io nonostante il salto di qualità che ho compiuto quest'anno ho ancora molta strada da fare. E gli chiedono, ma lei Cunego che giro si immagina? E la risposta di Cunego è, un giro in cui fare ancora tanta esperienza, in cui dare un aiuto importante a Simoni e in cui se possibile avere anche un piccolo spazio per me. Queste cose dichiarava Cunego all'inizio del Giro d'Italia, quindi individuava Simoni capitano unico, avrebbe voluto togliersi qualche soddisfazione, ma garantiva di essere al servizio del capitano. Questo non è avvenuto. L'unica volta che Cunego ha fatto uno scatto non in sintonia con Simoni è stato a Corno le Scale, dove è scattato 3 km all'arrivo. Lì Simoni ha aspettato la reazione di Popovic e poi è andato a riprendere il compagno di squadra, non l'ha neanche guardato in faccia ed è andato a vincere la tappa. Però nelle altre tappe Cunego è sempre comunque stato ai patti, almeno l'impressione che abbiamo avuto è stata questa. Anche nel giorno di Falses c'è stato un attacco di Cunego, probabilmente chiesto da Simoni, poi dietro non c'è stata reazione e Cunego è riuscito a sfruttare il lavoro di Tonti e Mazzoleni ed è andato a vincere la tappa. Silvio Martinello, la spaccatura in seno alla squadra secondo te c'è stata dopo la tappa di Falses, con quel purtroppo dichiarato a caldo da Simoni? No, quel giorno lì a mio avviso quel purtroppo di Simoni si riferiva al comportamento degli avversari della maglia rosa di quei giorni, che ricordiamolo era Popovic, si riferiva a loro. La reazione di Simoni con le parole, con le offese che tu prima hai ricordato, si riferiva solamente al comportamento tenuto da Cunego ieri, che a suo avviso non lo ha aiutato a vincere la tappa. Ripeto, era molto difficile ieri che Simoni riuscisse a vincere la tappa perché Cunego aveva una marcia in più. La Saeco rischiava di perderla quella tappa, a mio avviso Cunego ha fatto bene. Ricordiamo però, perché credo che non possiamo nasconderci l'evidenza, che Cunego si è confermato ancora una volta ieri l'uomo più forte di questo giro, e Simoni non è lo stesso Simoni dell'anno scorso. Siamo a un chilometro dall'intergiro di Malonno, mancano 55 chilometri al traguardo. Tra 4 chilometri comincerà l'ascesa del Passo del Vivione. Lorenzo Roata, a te. Sì, credo che aggiunga qualcosa di sostanziale rispetto a tutti i discorsi che state facendo nel duello in casa Saeco. Allora, le due ammiraglie rosse con Martinelli sulla prima e Miozzo sulla seconda si sono affiancate, hanno parlato fitto per un attimo e poi da Martinelli, proprio con un gesto evidente, gli ha detto a Miozzo vai, si va ad assistere Simoni. Comunque rispetto pieno per il capitano, l'ex capitano, mettetela come volete, che è in fuga.
Ma sai, è comunque una miraglia, deve andare su, questa, su questo gruppetto. Ricordiamo che ogni squadra ha due macchine. Naturalmente Beppe Martinelli sta sulla maglia rosa, mentre la seconda miraglia, quella di Flavio Miozzo, adesso si porterà sul gruppetto che, come vedete, è sempre tirato, spesso tirato da Gilberto Simoni. Mentre vediamo che i corridori controllano la cartina, Siemens da una parte e Vegelius dall'altra. Fabretti. Alessandro, lo sentiamo Fabretti, qua c'è un aggiornamento sul vantaggio, 1 e 15, parliamo naturalmente di Simoni e Garzelli nei confronti del gruppo Cunego, un gruppo Cunego che è molto più sostanzioso. Siamo ormai sulle 30 unità perché alcuni atleti sono rientrati in discesa. È giusto che tiri la Denardi perché Gonciar deve difendere il suo secondo posto. Sono loro soprattutto che stanno scandendo il ritmo. Ci sono due corridori, mi sembra che siano Vegelius e Pugacci, mentre Igliano è transitato adesso all'intergiro. È partito il cronometro, quindi avremo un rilevamento esatto in località Malonno. A te Alessandro. Adesso è un momento difficile per il gruppo di Gilberto Simoni, che viene affiancato dall'ammiraglia Seco, perché il vento è assolutamente contrario e tira molto molto forte. Allora intanto per un primo giro di ammiraglia Walter Servino di rallentare leggermente e di andare intanto alla prima ammiraglia che abbiamo qui accanto, ossia l'ammiraglia della Vini Caldirola Nobili Rubinetterie con Roberto Amadio. Allora ancora una volta buongiorno intanto Amadio, accanto Enrico Maggioni, ancora una volta Stefano Garzelli all'attacco, testimonianza del fatto che questo ragazzo carattere ne ha e oggi pure le gambe, anche ieri. Sì, ha forse troppo carattere, questa mattina volevamo attaccare sul Vivione perché secondo me il Mortirolo era troppo presto, però probabilmente ha visto qualcuno in difficoltà e ha preferito attaccare lì. Vediamo come va. Adesso è un momento difficile perché c'è vento contrario, comunque la collaborazione forte di Gilberto Simoni. Sì, c'è una collaborazione in generale, però anche dietro si sono organizzati la Falza, la Denardi, logicamente, e vediamo con quanto riescono a prendere il Viglione, poi si divertirà. Probabilità di riuscita di questa fuga? È difficile, però ci sono due corridori come Garzelli e Simoni che possono fare la differenza. Grazie a voi. Alessandro, abbiamo visto poco fa l'ammiraglia Saeco con Miozzo alla guida, con un altro signore che non abbiamo riconosciuto al fianco, col meccanico dietro, che parlavano con Gilberto Simoni. Se riuscissi magari a cogliere qualche dettaglio di questo conciliabolo te ne saremmo grati. Perché? Perché può darsi anche che siano arrivati ordini dall'alto. Ma sai, gli ordini saranno sicuramente arrivati, ma Simoni ha dimostrato che oggi fa la sua corsa, perché non gli hanno detto di tirare mentre lui lo sta facendo, mentre il vantaggio di Simoni e Garzelli e compagnia è sempre... Sul minuto, sì. Dai, 58 secondi. 57-58 secondi. E tra un po' comincia il Vivione, 20 chilometri di salita. Una strada molto stretta negli ultimi 7-8 chilometri, anche molto difficile, pendenze superiori al 10% negli ultimi 6 chilometri. Al comando Bertolini e Igliano, eccoli qui, Igliano atleta di Napoli, Bertolini è un trentino di Rovereto, per lui secondo posto nella tappa che si concludeva in Val di Non alle spalle di Pavel Tonkov. Igliano ha coperto praticamente 10 chilometri del Mortirolo in perfetta solitudine, poi Bertolini ha approfittato delle proprie doti di discesista spericolato per raggiungere Igliano. Quando comincerà l'Evione mancheranno 51 chilometri, la vetta a 31 chilometri dalla conclusione. Roata, sono arrivati altri corridori nel gruppo Cunego? Stavo proprio cercando di completare, proprio anche scrivendo tutti i numeri, tra gli altri c'è arrivato anche Tonkov. Comunque non ci sono stati altri inserimenti, tutti sono rientrati appena conclusa la discesa. Dalla discesa in poi nel tratto di pianura non è più rientrato nessuno, naturalmente anche perché qui il vento contrario si fa sentire parecchio.
Ci confermi una trentina di unità, gruppo Maglia Rosa? Proprio uno più uno meno, ci sei, una trentina di unità. Ok, perfetto, siamo a 58 secondi dunque di margine tra Garzelli e Simoni rispetto a Cunego. Fabretti, a te. Vai Alessandro. Non sentiamo Alessandro mentre... Eccomi. Vai. Allora mi sono avvicinato all'ammiraglia Seco con Miozzo, ho chiesto che cosa si fosse detto con Gilberto Simoni, che ha l'auricolare, dunque diamo la risposta al quesito che ci eravamo posti prima. Dice, gli ho chiesto come andava, lui mi ha detto che va tutto bene. Invece siamo in ammiraglia Acqua e Sapone Caffè Mocambo con Palmiro Masciarelli alla guida e accanto uno dei patron della formazione, Ennio Barbarossa. Ebbene, come va? Qui è una formazione combattiva e soprattutto una grande vittoria e sempre un uomo all'attacco. Oggi Marzoli, ieri Innocentini. Abbiamo delle corridori veramente in forma, per caso della caduta in discesa di Marzoli che non ci voleva, altrimenti potevamo portare via dei punti per l'intergiro a Iliano. Mi conferma che Marzoli ha una abrasione al lato sinistro del corpo e poi ha battuto anche la spalla? Sì, anche la bici non in perfette condizioni, infatti gli abbiamo preparato la bici di scorta, adesso appena avremo l'occasione gliela cambieremo. Qualche volta ho visto Barbarossa in ammiraglia, si sta divertendo? Ennio è innanzitutto un grandissimo tecnico, lui è un enciclopedia vivente del ciclismo italiano, su tutti di tutti, dai tempi miei, di Moser, di Saroni, anche prima. È un grossissimo appassionato e quindi bisogna anche stare attenti come si comporta perché è uno molto critico. Grazie Palmiro Masciarelli, a voi. E adesso vi proponiamo una novità. Per ragioni di riservatezza non vi diciamo a chi fosse riferito questo grafico, una sorta di elettrocardiogramma delle pulsazioni che sono state testate nel corso della frazione di ieri con il Tonale, il Gavia e la salita verso Bormio. Vai Davide. Eccole lì, le pulsazioni. Questo ragazzo ha una frequenza di soglia di 174-175. Il 67% del tempo impiegato ieri lo ha affrontato per scalare le tre montagne. Ha avuto una frequenza media di 149 pulsazioni. Vedete all'inizio? C'è quel picco. Lì questo corridore è andato in fuga. Poi vedete che nelle salite sta sempre intorno alle 160-165, perché non può andare oltre dal momento che la tappa è molto lunga. Discesa naturalmente le pulsazioni scendono e poi vedete che nella discesa dopo il Gavia di nuovo pulsazioni giù, poi di nuovo il picco. E se guardate nell'ultima salita le pulsazioni sono molto più basse. Perché? Perché il corridore era stanco, si è staccato e di conseguenza è arrivato con molti minuti di ritardo e le pulsazioni quindi sono calate proprio perché non ce la faceva più. È cominciato il passo del Vivione, 19 km 800 metri, pendenza media del 7%, pendenza massima del 13%, salita lunghissima ma soprattutto discesa tecnica tortuosa, strada strettissima, una discesa che potrebbe consentire a chi è davanti di guadagnare ulteriore terreno. Sono state messe delle reti di protezione, la strada è strettissima, io e Silvio Martinello abbiamo affrontato questa strada proprio questa mattina, tantissima gente che è salita fin lassù o a piedi o in bicicletta e adesso proprio qui comincia la salita, 20 km alla vetta. Silvio! Eccomi! Allora, stiamo affrontando, come già ricordato Davide, hanno iniziato Iliano e Bertolini la salita del Passo di Vivione che questa mattina abbiamo, ti confermo, fatto in macchina. Io conducevo la macchina, diciamolo questo perché è un dettaglio importante. Abbiamo incontrato moltissima gente che sta aspettando naturalmente il passaggio dei corridori, moltissimi tifosi di Gilberto Simoni, altrettanto moltissimi tifosi di Damiano Cunego, tifosi di Marzio Bruseghin, che non è di queste parti però probabilmente ha tifosi moltissimi anche da queste parti, di Popovic e di tutti i grandi protagonisti di questo Giro d'Italia. Ed ecco Stefano Garzelli che si porta al comando, vuole imporre subito un ritmo sostenuto naturalmente alla sua ruota Gilberto Simoni. All'inizio della salita del Vivione un minuto esatto nei confronti del gruppo Maglia Rosa. Fabretti, a te. Marzoli in coda al gruppo, per lui
dolori in seguito alla caduta nel corso della discesa del Mortirolo. E questo è Mariano Piccoli che sta conducendo il gruppo Maglia Rosa, che proprio in questo momento comincia la salita. È abbastanza regolare, pendenza intorno al 7-8% nei primi 3 chilometri, dopo un po' più facile, c'è anche un piccolo tratto in discesa dopo 7-8 chilometri, dopo la strada diventa molto più stretta, gli ultimi 6 chilometri sono veramente duri. Una nota di merito alla formazione De Nardi, sulla carta almeno alla vigilia del Giro d'Italia non davano molte speranze a questa squadra, invece si sta dimostrando assoluta protagonista anche nel tratto in discesa. Abbiamo visto lavorare molto Igor Pugacci e Charlie Vegelius a beneficio di Sergei Gonchar. Vai Alessandro. Beh, intanto grande difficoltà per Wegman che si è lasciato sfilare dal gruppo, in difficoltà anche Pozzi, adesso accanto a lui c'è l'ammiraglia di Fabio Bordonali e vedo un po' più avanti Vila di sicuro, ma adesso la strada ha una curva. Comunque Garzelli a scandire il ritmo. Sì, adesso Iliano e Bertolini sono adesso in coda al gruppo, al gruppetto di Simoni e Garzelli, e quindi adesso abbiamo 9 uomini al comando, con adesso il gruppo tirato ancora da Charlie Vegelius. L'eta britannico della formazione diretta da Gianluigi Stanga, attivissimo sempre Sergei Gonchar. Qui siamo tornati sul gruppetto Simoni e Garzelli, vedete lì dietro Bertolini e Iliano che nel volgere di un paio di chilometri, anche meno, sono stati riassorbiti. Dunque questa è la testa della corsa, con Bertolini e Iliano che presto perderanno contatto, Simoni e Garzelli e Valjavec che teoricamente dovrebbero avere molte energie o qualche energia in più rispetto agli altri che erano andati in fuga al decimo chilometro. Fabretti. Sì, allora riprendiamo la linea, Vila lascia il gruppo, aspetterà probabilmente Garate e Belli, un gruppo che vede ancora Ruggero Marzoli comunque leggera difficoltà, e Raffaele Iliano che è stato raggiunto proprio in questo momento, insieme con lui dovrebbe esserci anche Bertolini. Dunque adesso il gruppo di Gilberto Simoni e Stefano Garzelli vede anche appunto Bertolini e Iliano. Silvio Martinello, interessi comuni, Fassabortolo, De Nardi e Saeco, quindi Cunego ha trovato alleati per strada? Eh sì, Cunego ha trovato alleati per strada a causa appunto degli interessi comuni che queste squadre hanno oggi. Sergei Gonchar sta difendendo la sua seconda posizione dall'attacco di Simoni che si trova in terza posizione, la Fassabortolo invece probabilmente ha come interesse quello di tentare di vincere questa tappa, magari Concioni che ieri è andato molto forte, o magari anche con Codol che è un ragazzo di queste parti e abbiamo visto moltissimi suoi tifosi lungo l'ultima salita che porta la Pesolana, quindi anche lui tenterà di fare la tappa. Abbiamo visto prima dall'immagine come Pavel Tonkov fosse andato in testa al gruppo a reclamare con una moto che a suo avviso era troppo vicino agli corridori della De Nardi che stanno conducendo il gruppo Maglia Rosa, mentre al comando segnaliamo il numero 129, Viglia, il basco Francisco, il basco, Vila, esatto, che ha leggermente allungato. Questo invece è il gruppo Maglia, gruppo di Simoni, Bertolini, Iliano, Siemens, vedete maglia gialla per Stefano Garzelli, poi Tadej Valjavec e Gilberto Simoni che ha preso in mano la situazione. Gibo Simoni dunque in avanti scoperta, per lui un tentativo a metà salita del Mortirolo andando a ruota di Garzelli ma poi scattando secco e quindi di fatto porto via questa fuga. Attendiamo informazioni da Radio Corsa sul vantaggio di Simoni e Garzelli sul gruppo Maglia Rosa. Abbiamo qualche dato fresco, professore? Ma per il momento posso darvi dati all'Intergiro e dire che Iliano è nuovo leader della classifica dell'Intergiro. All'Intergiro la media era di 34.850, primo Iliano, secondo Bertolini, terzo Garzelli a 1.14 con Simoni Valjave che è il gruppo. E il gruppo Maglia Rosa era a quel punto a 2.12. E poi la situazione si è completamente modificata proprio all'inizio della
salita del Vivione. Provincia di Bergamo, qui il traguardo, l'ha preso Lana. Bergamo che conta il maggior numero di ciclisti professionisti, sono ben 17, 7 sono in gara, cioè Vladimir Belli, molto bravo, poi Paolo Lanfranchi, Mario Manzoni, Renzo ed Eddy Mazzoleni, poi Vanotti, Alessandro. Ruota a te. Sì, dicevate prima a proposito del gruppo Cunego, quindi del gruppo Maglia Rosa, di possibili alleanze in corsa. Ad ogni buon conto, di sicuro ha ritrovato l'aiuto di due compagni validissimi, intanto per questo inizio di salita, Schmid e Tonti, anche se per la verità loro, fiaccati dal recupero che hanno fatto, in questo momento non riescono a prendere la testa della corsa, dove gli uomini De Nardi stanno di nuovo alzando il ritmo. Prova maiuscola per Charlie Vegelius, lo vediamo in prima posizione. Questo ragazzo cui in seguito un incidente stradale è stata asportata alla milza e per questo ha valori alti di ematocrito, venne ingiustamente escluso da un giro di Lombardia Vegelius per questi valori anomali, e poi i medici scoprirono che il tutto era derivato dall'asportazione della milza. Ultimo sforzo per lui, crediamo che tra un po' dovrà per forza mollare Charlie Vegelius. Lavoro molto buono il suo a ruota Pugaci, che faceva parte della fuga del mattino. In terza posizione Pavel Tonkov con Sergei Gonchar. Qui siamo tornati su Gilberto Simoni, che ha preso il posto di Garzelli in testa a questo gruppetto. Ancora regolare la salita, pendenza intorno al 6%, la strada è ancora molto bella, comunque l'asfalto è sempre buono, anzi è appena fatto, come abbiamo detto anche prima, sul Mortirolo, sulla Vivione, sulla Presolana, gli asfalti sono ottimi, mentre Charlie Vegelius sta spendendo le ultime energie, la fatica, lo sforzo, sta facendo veramente qualcosa di straordinario questo ragazzo, ha tirato sul Mortirolo e adesso tira in questi primi chilometri del Vivione. Raggiunto Vila, quindi la testa della corsa è proprio con Gilberto Simoni, Tadej Valjavec e Stefano Garzelli che vediamo inquadrati. Nico Siemens cerca di tenere duro anche se non può collaborare dal momento che è compagno di squadra di Jaroslav Popovic. Fabretti, a te. Sì, in ultima ruota chiude Raffaele Iliano. Allora chiediamo al Walter Servino, mentre mi sembra un pochino appesantita la pedalata di Stefano Garzelli, almeno rispetto alla prima salita, chiediamo a Walter Servino di rallentare poi per sentire anche l'ammiraglia Colomba Selletale, per fargli complimenti per questo ragazzino che ha conquistato la maglia azzurra di leader della classifica Intergiro, ma chiederemo la linea più tardi. Ecco, qui ci avvicina l'ammiraglia, allora chiediamo immediatamente a Marco Bellini, che è proprio lì, di avere l'intervista. Vediamo eccoci Bellini accanto, naturalmente Gianni Savio, complimenti. Gianni Savio lo ha detto già in più di un'occasione, beh, questo Raffaele Iliano ce l'ha fatta, è riuscito ad ottenere un risultato importante. Sì, una grande prova da parte di Raffaele Iliano, complimenti, una prestazione magnifica, credo che oggi si sia veramente superato. Grazie a voi. Nico Siemens cerca di sopravanzare Simoni, mentre Gilberto Simoni ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia. Infatti ha detto a Siemens: vai avanti che io devo andare a parlare con l'ammiraglia, lo sta facendo in questo momento. Ricordiamo che c'è Flavio Miozzo, dovrebbe essere la seconda ammiraglia, guidata da Flavio Miozzo. I primi giorni di novembre, realizzando il servizio di presentazione proprio su questa tappa, c'era Flavio Miozzo con Gilberto Simoni e Leonardo Bertagnolli. Visionammo assieme al nostro operatore Pitchider sia il Mortirolo che il Vivione che la Presolana, dunque possiamo dire che più di Martinelli è Miozzo ad essere vicino come direttore sportivo a Gilberto Simoni. Miozzo che era direttore sportivo anche alla Ballan qualche anno fa, e infatti fu proprio Simoni a volerlo in casa Saecco. A te Roata. Sì, avevo detto prima del rientro di Tonti e Schmid, per Tonti è già difficoltà evidente, ha lasciato le ruote del gruppo Maglia Rosa, per cui l'aiuto che ha potuto portare al suo capitano è stata poca cosa, e sta soffrendo anche Schmid, si stacca anche Oscar Mason. Quanti chilometri avete fatto di salita, Lorenzo, per adesso? Il gruppo Maglia Rosa praticamente l'ha appena intrapresa, saranno 900 metri. E 1.13
il vantaggio di Simoni e Garzelli, quindi avevano cominciato la salita con un minuto, hanno guadagnato qualcosa. Nei primi 9-10 chilometri non dovrebbe succedere niente perché le pendenze sono regolari. Il tratto duro arriverà al chilometro 13, da lì fino alla vetta. La strada diventa molto stretta, le pendenze sempre intorno al 10%. Adesso il gruppo è tirato sempre da Charlie Vegelius, l'andatura è regolare. Sì, si staccano corridori, ma comunque il gruppo rimarrà forte di una ventina di corridori fino a metà salita. Questo è il gruppo di testa e questo è il gruppo maglia rosa. In mezzo ci sono, dovrebbe esserci solo Marzoli con Vila, Francisco Vila, che era andato in avanscoperta, è stato raggiunto e staccato, e ci dovrebbe essere anche Bertolini. Quindi la situazione vede Simoni, Iliano, Siemens, Valjavec e Garzelli, poi c'è Marzoli, c'è Bertolini, Vila e Pozzi a 40 secondi, a 1.13 il gruppo maglia rosa. Tutto questo al quarto chilometro di salita. Eccolo qua Stefano Garzelli, attaccato sul passo della Mendola, attaccato ieri sul Gavia, attacchi sempre andati in fumo perché comunque tanto carattere, tanto coraggio, ma gli manca comunque un po' di forza, mentre Siemens è in mezzo tra il gruppo Simoni Garzelli e il gruppo Maglia Rosa. Anche lui non riesce a tenere il passo di Gilberto Simoni, Stefano Garzelli e Taddei Valjavec. È questa una salita inedita per il Giro d'Italia. Perché? Perché nel 1981 venne affrontata dal versante opposto. Quella tappa fu vinta da Lasa, corridore spagnolo che militava nella Gemeaz Cusin. Era la Borno Val di Sole, venne affrontato il Vivione però dalla parte opposta, quindi da questo lato, da questo versante, è inedita per il Giro d'Italia. Adesso siamo ancora nella provincia di Brescia, a 4 km dalla vetta si entrerà nella provincia di Bergamo. Eccolo qui Pozzi che sta per essere ripreso con Bertolini, quindi anche Vila, vedete, quindi questi tre uomini raggiunti dal gruppo di Damiano Cunin. Ex corridore, ma nella memoria ancora di tanti appassionati, Mirko Gualdi, uno degli organizzatori di questa tappa della Presolana. Allora Bergamo riabbraccia il Giro d'Italia con una frazione molto spettacolare, Mirko. Effettivamente così, buon pomeriggio a tutti. Un gruppo di amici qualche anno fa si è messo in testa di far arrivare una tappa in Presolana e mi hanno chiamato, mi hanno chiesto di dare un aiuto e ci siamo impegnati e abbiamo fatto in modo che fosse la tappa, una delle tappe più significative di questo giro. Vorrei un tuo parere da corridore, questo attacco di Gilberto Simoni, questo scossone, questa reazione del re spodestato, come lo valuti? Ma io credo che Gilberto oggi stia facendo vedere veramente tanto di quello che è il suo carattere, quello che ha portato ai trionfi al Giro. Quindi oggi ha sfruttato l'occasione, sta sfruttando l'occasione come meglio può e vedremo. Penso che nei chilometri finali del Vivione e sulla Presolana ci sarà qualcosa di veramente straordinario, un gran bel spettacolo. Ma lo approvi o lo critichi l'atteggiamento di Simoni? Perché qui ci sono pareri discordanti, eh? Cassani non è d'accordo, Cassani sarebbe rimasto in gruppo. Ma io lo comprendo, diciamo così, io da corridore lo comprendo. Avrei voluto anch'io magari potermi giocare le mie carte fino in fondo. Nella tappa di Falces non ha potuto farlo, è rimasto a ruota. Il gioco di squadra ha portato la maglia rosa in casa Saeco, però oggi lui sta giocando le sue carte. E continua la collaborazione tra Gilberto Simoni e Stefano Garzelli. Scusate se ci ripetiamo ogni tanto, però è significativo vedere questi due atleti che per tanti anni hanno combattuto, sono stati rivali e oggi collaborano. Ognuno per
per raggiungere un obiettivo diverso. Simoni vuole ribaltare a proprio favore il Giro d'Italia e Garzelli vorrebbe vincere una tappa. Sì, Garzelli che era partito da Genova con l'intenzione di vincere per la seconda volta il Giro. Simoni era il grande favorito, Simoni che si è ritrovato in casa il dominatore di questo Giro d'Italia. Mi sembra che adesso l'andatura sia calata, parlo del gruppo Maglia Rosa. Auro, ieri tra l'altro il Mortirolo è stato affrontato anche da Lance Armstrong. Sì, una sorta di allenamento per l'americano, tutto in gran segreto. Sì, lui è a St. Moritz, sta allenandosi in altura ed è venuto ad affrontare il Mortirolo. E a proposito di Lance Armstrong, anche Jan Ullrich comincia a pedalicchiare. Quest'oggi è arrivato quinto a 13 secondi in una corsa in linea in Germania, Hertha, vinta da Peter Brolich della Gerolstein. Mentre si sta gareggiando anche in Lussemburgo. E ha vinto Maxime Monfort, giovane neoprofessionista della Colnago Lambeau Credit. Prima semitappa questa mattina. Siamo a circa 12 km dalla vetta del Vivione. Un primo e 20 per la maglia rosa su Gilberto Simoni. E ancora Flavio Miozzo, direttore sportivo Saeco, accanto a Gilberto Simoni. Fabretti, a te. Sì, in questo momento si stacca Raffaele Iliano, non ne può più e dunque di qui a poco procederà del suo passo, mentre la strada spiana adesso. Certo, grande collaborazione, come avete già detto, tra Gilberto Simoni e Stefano Garzelli. Tadej Vialjavec invece un pochino meno agile rispetto a loro in salita, un pochino più possente, cerca di dar qualcosa di suo soprattutto nei tratti in discesa. Dunque Gilberto Simoni e Stefano Garzelli, mentre la strada adesso non è così dura. Alessandro, ma Flavio Miozzo ti ha semplicemente detto tutto bene, tutto a posto? Non riesci a estrapolare qualche altra dichiarazione da Miozzo, perché la situazione è critica, Beh, guarda, cerco di avvicinarmi a Flavio. Flavio, una dichiarazione su Gibo? Cerchiamo un pochino, via. Dai, Flavio, allora come andiamo con Gibo? Ma mi sembra che stiamo andando abbastanza bene. Diciamo che lui ovviamente può correre per il secondo posto e deve lavorare il giusto e può vincere anche la tappa se mantengono questo vantaggio. Grande collaborazione con Stefano Garzelli, ma dietro il gruppo della maglia rosa, o meglio Damiano Cunico, che cosa sta facendo? No, Simoni non è che collabora con Garzelli, Simoni collabora con Cunico, perché così Cunico hanno un vantaggio minimo che gli permette eventualmente di vincere la tappa a Gilberto, come ripeto, e di far lavorare gli altri dietro. Quindi lei mi fa capire che questa fuga può andare in porto? Per noi sì. Grazie Miozzo. Beh, dichiarazioni diplomatiche da parte di Flavio Miozzo. Simoni starebbe gareggiando per il secondo posto, nessuno ci crede. No, io non ci credo. Adesso secondo me nella miraglia di Beppe Martinelli l'unico problema è quello di tenere tranquillo Damiano Cunico. Secondo me. Roata a te. Sì, noi proviamo con l'ammiraglia Saeco, naturalmente la prima ammiraglia, Donato Corti, il team manager, è dietro. Martinelli subito pronto, chiude il deflettore. Allora, tutto bene la situazione che si è creata in casa Saeco? Sì, per adesso tutto bene. Va veramente bene così, Martinelli? Il sorriso è un sorriso di circostanza? No, è un sorriso perché va bene. Questo è quanto? Secondo me Martinelli è tranquillo perché Cunego va forte, a mezzo gas, e quindi la situazione è comunque sotto controllo. 1.20, sempre il vantaggio di Simoni, che a questo punto si avvicina virtualmente alla seconda posizione in classifica generale. Deve recuperare 1.35 su Sergei Gonchar. Silvio. Ci ricordiamo comunque che Simoni, al di là delle dichiarazioni che abbiamo ascoltato, che a mio avviso suonavano un po' di... mi sembrava di sentire il rumore delle unghie sui vetri, per come si arrampicava soprattutto Miozzo. Comunque, al di là di questo, Credo che Simoni certamente sta spendendo moltissimo in questo attacco. Cunego invece ha il vantaggio di poter rimanere a ruota e
insieme a Gonciar di poter rimanere a ruota rispetto a tirati appunto dagli uomini De Nardi, ha appunto questo vantaggio di rimanere a ruota e che può in qualche modo anche e che può in qualche modo essere più fresco di Simoni e di Garzelli quando la corsa si infiammerà più avanti. La velocità comunque adesso del gruppo Maglia Rosa è abbastanza tranquilla, stanno secondo me perdendo ancora qualcosa, però la situazione cambierà negli ultimi 7-8 chilometri. Guardate Eddie Mazzoleni, l'importanza di questo ragazzo, sempre al fianco di Damiano Cunego, Cunego che parla spessissimo con il corridore che in questo momento gli sta a sinistra, quindi un Cunego che mi sembra comunque molto tranquillo, mi sembra che stia pedalando molto molto bene. Ecco, rimaniamo su questa immagine, cerchiamo di individuare tutti quanti il gruppo Maglia Rosa. Davanti a Damiano Cunego c'è Pavel Tonkov, corridore della Caldirola. Cominciamo con la testa del gruppo, con l'atleta De Nardi, Igor Pugaci, poi Sergei Gonciar, ha già terminato il proprio lavoro Charlie Vegelius, vedete Tonkov con la maglia gialla, poi Cunego con la maglia rossa per Eddie Mazzoleni, poi c'è Vladimir Belli, c'è Dario David Cioni, è rientrato anche Codol, vedete ci sono tre della Fassa Bortolo con Bruseghin, Codol e Cioni, poi c'è Emanuele Sella, c'è Christophe Brun della Lotto, c'è Garate, poi c'è Nicky Ebersold, c'è anche Franco Pellizzotti, poi Francisco Vila, c'è anche Noè che è riuscito a rientrare, c'è Nocentini e anche Giuseppe Di Grande. Lorenzo Roata, a te. Sì, Stanga, De Nardi, Kolpak, allora dovete lavorare a pancia bassa, a rischio il secondo posto. Ah, ma non è un problema. Noi cerchiamo comunque di gestire il nostro vantaggio su Garzelli per cercare di salire sul podio. Cerchiamo di gestire il nostro vantaggio per salire sul podio, su Garzelli comunque. Mancano 42 chilometri al traguardo, siamo a 10 chilometri dalla vetta del Passo del Vivione. Sigla. Lombarda tra le province di Sondrio, Brescia e Bergamo, Valtellina, Alta Val Camonica, Val di Scalve, Alta Val Seriana. Al comando tre corridori, Gilberto Simoni, Stefano Garzelli, Tadej Valjavec. Mancano 9 chilometri e 500 metri allo scollinamento di Passo del Vivione. Iliano è segnalato a 25 secondi ma in difficoltà. Ancora più indietro Nico Siemens, gruppo Maglia Rosa, un primo e 31 secondi. Quindi virtualmente Gilberto Simoni sta appaiando Gonciar al secondo posto in classifica generale. Ma di chilometri ne mancano tanti, siamo a metà salita, siamo ancora a poco meno di 40 chilometri dall'arrivo. Auro, siamo sul traguardo della Presolana, ma sentiamo prima Alessandro Fabretti. In Vini Caldirola, Nobili Rubinetterie, Roberto Amadio, dietro c'è la De Nardi che tira. Sì, non capisco questo atteggiamento, possono vincere il giro, c'è un Cunego solo con Mazzoleni e si accontentano di un secondo o terzo posto. Hanno paura di Garzelli, ma Garzelli ha 9 minuti, quindi non capisco questo atteggiamento. Beh, a voi. Attenzione, perché adesso Pugaci non ce la fa più, no? E sta andando molto piano, si è spostato. Ruota te. Sì, Stanga, allora ha chiesto di intervenire immediatamente. Ah, è logico che quando si sposta Pugaci, Gonciar non tira più, quindi se Cunego vuol vincere il giro deve mantenere lui il suo vantaggio su Simoni. Adesso le castagne dal fuoco deve toglierle in prima persona Cunego quando finirà Gonciar, quando finirà Pugaci. Adesso vediamo, perché potrebbero andare davanti di nuovo gli uomini della Fassa Bortolo, Percioni, dal momento che c'è Bruseghin che sta andando molto bene, però sarà interessante vedere le mosse di Ettore Lenni, di Cunego, dopo che Pugaci. Ruota, si è staccato qualcuno? Si è staccato un compagno di squadra di Damiano Cunego, proprio dietro di noi è Smid, il polacco Smid, e sta perdendo le ruote anche Gerard Trampusch. Guardate intanto McGee che prosegue sempre con questo rapporto molto agile. Col cardiofrequenzimetro, lui arriva alla soglia e poi va avanti del suo passo. Infatti lui non crolla mai, no? Sa qual è il suo passo, sa che comunque può tenere quella velocità dal momento che qui le pendenze sono abbastanza importanti, la velocità intorno ai 20 orari,
e quindi lui preferisce non reagire agli allunghi dei corridori che lo precedono. È una salita questa affrontata tante volte da Paolo Savoldelli, il suo tempo in questa salita, uno dei migliori, è intorno ai 58 minuti e 30 secondi. Savoldelli che non è presente al Giro d'Italia. Non è presente per due ragioni. La prima ragione è che si è fatto male, un bruttissimo guaio al Giro di Colonia, per lui varie fratture, è stato operato anche alla faccia per delle gravi ferite. Si sta riprendendo Savoldelli, era in squadra per il Tour de France, ma a causa questo incidente dovrà rinunciare anche alla Gran Boucle. 1.40, aumenta ancora il vantaggio di Stefano Garzelli, Gilberto Simoni e Tadej Valjavec. Stanno per essere raggiunti Liano e Siemens. Ma si vede che la velocità del gruppo di Cunego non è elevatissima. Adesso qui le pendenze diventano più impegnative, la strada è diventata più stretta, mentre il gruppo Maglia Rosa è in un tratto in leggerissima discesa, ma un tratto che dura poco. Silvio Martinello, qui l'affare si fa molto complicato in casa Saecco, che ne dici? Ma l'affare si fa complicato, aspettavamo questo momento perché chiaramente sia Pugacci che Vegelius non potevano pensare di resistere in testa al gruppo per moltissimi chilometri ancora. Mi aspetto a questo punto che intervenga in prima persona la Maglia Rosa, Damiano Cunego insieme a Sergei Gonciar, con l'interesse naturalmente Cunego di difendere la sua Maglia Rosa e Sergei Gonciar di difendere il suo secondo posto. Ringraziamo tra l'altro oggi, finché ho la linea Auro, anche i controllori di volo di Padova per l'assistenza data al nostro aereo ponte, che oggi sta facendo un ottimo lavoro per permetterci di seguire al meglio questa importantissima tappa. Tonkov che sta controllando la situazione, Tonkov in terza posizione con la maglia gialla, vedete che ogni tanto smette di pedalare. E l'unico gregario rimasto accanto alla maglia rosa è Eddie Mazzoleni. Si è staccato Bertagnolli e si è staccato, come ci ha raccontato Roata, Sylvester Schmid. Se tu fossi Cunego, che faresti, Davide, adesso? Aspetterei ancora un po', perché comunque il suo vantaggio è consistente. Simoni è a 3 minuti e 7 secondi. Cunego, l'impressione che ho è comunque che sta benissimo, pedala ancora in agilità. Potrebbe aumentare di molto la velocità impressa adesso da Pugacci. Poi attenzione perché c'hai Di Mazzoleni al fianco. Quindi io aspetterei ancora un po', perché poi dopo il Vivione c'è anche la Presolane. Poi se eventualmente il vantaggio aumentasse potrebbe comunque accelerare negli ultimi 5-6 km di questa salita. Intanto vedete, continua a parlare con Mazzoleni. Lo ricordiamo, Cunego è giovane, ha 22 anni. Sta correndo da grande corridore, sta correndo molto molto bene, anche perché è diretto da Beppe Martinelli, e al fianco c'è sempre Di Mazzoleni. Abbiamo un ulteriore rilevamento di radioinformazioni, 1.47. Non dimentichiamoci che se dovessero arrivare questi tre atleti sul traguardo ci sarebbero anche gli abbuoni, e vista la classifica piuttosto stretta anche un abbuono potrebbe risultare decisivo. 1.47, cui vanno aggiunti 20 secondi, però attenzione, il traguardo è ancora distante, ma per adesso il vantaggio è cospicuo. E sta aumentando. Cosa vuol dire? Che se dovesse, ipotizziamo che dovesse sfiorare i 3 minuti, allora penso che proprio in quel momento entrerà in azione la Saeco con Eddie Mazzoleni. Sì, d'accordo, però Cunego non ha più 4-5 compagni di squadra come aveva nelle tappe precedenti. Cioè Simoni sulla carta il capitano, o meglio era il capitano, e dietro Cunego solamente con Mazzoleni. Abbiamo visto Felice Gimondi, uno dei grandi bergamasco. E Felice Gimondi, in proposito, in merito alla vittoria di Cunego di ieri, l'ha approvata in toto. Ha detto: Cunego ha fatto bene, ne aveva di più, ha provato con lo sguardo a rivolgersi a Simoni, quando ha capito che Simone aveva la gamba giusta è andato a vincere la tappa. Quindi Simoni ha approvato quanto fatto da Cunego ieri. Sempre Igor Pugacci, adesso ancora un tratto abbastanza facile, tra un po' anche questo gruppo comincerà la salita più difficile, il chilometro 13, che secondo me è uno dei più duri di questa salita.
Prosegue l'azione del terzetto, ma vorrei una testimonianza di Lorenzo Roata, che è con il gruppo Maglia Rosa. Lorenzo, hai l'impressione che Cunego stia controllando, non stia facendo fatica, stia aspettando il momento più opportuno per eventualmente reagire? Calma olimpica e freddezza da parte di Boccia Cunego, assolutamente, è lì nascosto in terza, quarta posizione, tranquillo, il fido è di Mazzoleni, comunque che gli apre la strada. Davvero, secondo me è giusto tutto quello che avete detto fino a questo momento voi. Ha la situazione sotto controllo, sa che è il vantaggio robusto e sta pedalando, dimostra di pedalare ancora molto bene. E già da diversi chilometri c'è Pavel Tonkov davanti a Cunego. Pavel Tonkov teoricamente dovrebbe star lì a far da guastatore, anzi a tenere il ritmo più basso possibile. Sì, fa il controllore, quando una moto arriva vicino alza la mano e consiglia a quest'ultima di allontanarsi. Sì, è lì proprio per controllare la situazione e spera che la velocità diminuisca sempre di più. Questi favoriti per i nostri telespettatori riguardo alla frazione odierna: Cunego, Simoni, Belli, Fabretti, cambi regolari là davanti? Sì, cambi regolari sempre per quanto concerne Stefano Garzelli e Gilberto Simoni. Dadiei Valjavec rimane sempre abbastanza passivo, adesso in ultima posizione Gilberto Simoni, ma solamente perché è intervenuta l'ammiraglia per parlare proprio con il ragazzo di Palù di Giovo. Intanto una bella distesa di abeti, accanto a noi un ruscello ricco d'acqua e tanta gente davanti lì sullo sfondo. Stefano Garzelli rilancia l'andatura, sale sui pedali e dà e imprime il ritmo. La strada adesso si fa più impegnativa di quanto non sia stata fino a questo momento. E questo è un grafico importante, lo vorrei tenere in onda ancora per un po'. Simoni viene dato come favorito per il Giro dai nostri telespettatori, probabilmente grazie anche all'azione che sta portando oggi. Quindi Simoni, Cunego e poi le altre segnalazioni sono, diciamo, scherzose. Però secondo i nostri telespettatori Simoni ha ancora qualche chance in più rispetto a Cunego. Io penso che ne abbia poche, adesso la salita è dura. Abbiamo visto prima Gilberto Simoni già con la catena sul 23, 39-23, e tra un po' il corridore della Denardi dovrebbe spostarsi e sarà interessante, Ugacci, sarà interessante vedere chi prenderà in mano la situazione. Alessandro, hai idea di quanto manchi alla vetta? No, non abbiamo trovato nessun rilevamento a livello chilometrico, dunque aspettiamo e appena ho un'idea te la do. Perfetto, dovremmo essere comunque a non più di 5 km dal passaggio sul Vivione. 1,45, ancora il margine di Simoni, Garzelli e Valjavec. Abbiamo visto la ruota, la catena, i rapporti di Gilberto Simoni, 39-23, e adesso Pugacci non ce la fa più, si sposterà e vediamo chi andrà in testa. Per adesso c'è andato Gonciar. Poi c'è Cunego, poi c'è Tonkov con la maglia gialla, poi c'è Mazzoleni, poi c'è Sella, Belli, c'è Andrea Noè. Vai Alessandro. Beh, allora mi sono rivolto direttamente alla macchina della giuria, 4,5 km alla somma. Perfetto, 4,5. E come ci ricordava Davide Cassani, il tratto più duro sarà ai meno 3 dalla cima. Lì le pendenze arriveranno al 13%. Pendenze importanti fino ai 500 metri finali, lì la strada torna praticamente pianeggiante, però qui adesso le pendenze sono da selezione e staremo a vedere cosa sceglierà di fare la Saeco. Ti vedo e ti sento perplesso, Davide, non riesci ancora a capacitarti di questo attacco di Simoni? No, perché comunque è stato un attacco, non dico a sorpresa, un po' ce l'aspettavamo dopo la reazione di Simoni dopo il traguardo di ieri, però è comunque abbastanza strano vedere una maglia rosa in gruppo e un suo compagno di squadra all'attacco. La situazione comunque è sotto controllo, però comunque sì, mi sembra di tornare indietro, come ti dicevo prima, no? Alla carriera dall'87, quando c'era Roscio Visentini, io mi trovavo in mezzo e ti posso garantire che è una situazione poco piacevole, perché quando vai a cena uno non guarda l'altro, è veramente difficile. Mirko Gualdi, e invece tu Mirko sei dalla parte di Simoni, o meglio non approvi ma comprendi.
non approvo ma comprendo esattamente, hai detto bene. Cunego è veramente un grande atleta, lo sta dimostrando, sta svolgendo il proprio lavoro anche con una certa maturità ed esperienza nonostante la giovane età. E Simoni probabilmente aveva pensato alla tappa di Falzas come una soluzione differente per sé, è andata così e deve togliersi questo rospo dalla gola. E come vedete McGee è sempre lì, vedete, no? Sempre a 3-4 metri, lui sale senza cambiare minimamente la velocità, ha un rapporto molto agile, intorno alle 87-88 pedalate al minuto, e riesce così a stare con il gruppo dei migliori. Anche l'asfalto del passo del Vivione è recente, quindi nessun problema per i corridori. Sergei Gonchar in prima persona di davanti a tirare, con Pavel Tonkov prova a risalire Sella, eccolo qui Emanuele Sella, corridore vicentino, grinta da vendere per Emanuele Sella, ma non sappiamo fino a che punto possa essere interessante questa azione. Attenzione, perché mancano ancora 5,5 km, quindi è ancora lunga la salita. Emanuele Sella, che comunque questo di coraggio ne ha da vendere. Bravissimo Emanuele Sella, ha vinto la tappa di Cesena. Anche ieri era stato il primo a rispondere all'attacco di Gilberto Simoni verso Bormio 2000. Roata. Sì, intanto si staccano anche dal gruppo Maglia Rosa gli attaccanti della prima ora. Abbiamo fatto in tempo a fare i complimenti a Raffaele Iliano, nuova maglia azzurra. Poi Mikolievic, ormai lontani, e davanti si è creata la situazione che un attimo fa paventava proprio Gianluigi Stanga, che voi avete già notato, con Pugacci che ha mollato addirittura sui pedali senza più la forza di proseguire dopo lo straordinario lavoro che ha fatto il compagno di squadra Gonchar. Adesso Gonchar col solito modo pesante, la pedalata col rapportone in salita, nonostante la salita dura, o meglio un rapporto pesante, certo non il rapportone, e in seconda ruota si è portato Damiano Cunego, con dietro Eddie Mazzarini. Sempre passivo però Cunego, ce lo confermi Lorenzo? Sì, l'abbiamo sempre visto in seconda posizione. Ancora 4,5 km per Garzelli e Simoni. Adesso entriamo nella provincia di Bergamo, proprio in questo momento. Stefano Garzelli, Gilberto Simoni, Tadej Valjavec, ma rimaniamo sul gruppo Maglia Rosa. Vedete, Pavel Tonkov si è leggermente defilato a ruota di Damiano Cunego, è rimasto il fido gregario Eddie Mazzoleni. In quarta posizione c'è Tonkov, poi c'è Vladimir Belli. Andatura aumentata però in questo tratto. Sì, Gonchar ha aumentato un po' l'andatura. Non è che sta spendendo troppo l'ucraino, d'altronde vede traballare il suo secondo posto. Sai, adesso stanno andando su a 17, 18, 19 all'ora, e quindi preferisce stare davanti, anche perché lui, essendo un cronoman, riesce comunque ad imporre il proprio ritmo, e dal momento che nessun altro si mette in testa è costretto lui a fare questo lavoro. L'azione personale intrapresa da Emanuele Sella. Questa è la testa della corsa quando siamo a 4 km dallo scollinamento. Stefano Garzelli, Gilberto Simoni, Tadej Valjavec. Questo è il primo inseguitore. Emanuele Sella, uscito dal gruppo quando mancavano meno di 5 km al passaggio sul passo del Vivione. Si arriverà a un'altitudine di 1828 metri e questo è il gruppo Maglia Rosa, con diverse unità che si staccano. D'altronde il ritmo imposto prima da Vegelius, poi da Pugacci, adesso in prima persona da Sergei Gonchar, creano qualche difficoltà agli altri corridori. Vedete Bradley McGee che prosegue sempre seguendo il cardiofrequenzimetro. Roata a te. Sì, Giuseppe Di Grande ha perso definitivamente il contatto, altrettanto per Rinaldo Nocentini, fino ad oggi brillantissimo in salita, e perde le ruote, incomincia a faticare parecchio anche Bradley McGee, che però come al solito avete detto mette lì il pilota automatico in soglia e probabilmente proseguirà del suo passo. In difficoltà con la dorsale 183 anche Dario Andriotto, bravo comunque Dario Andriotto. Abbiamo un dato
di Radio Corsa sul vantaggio di Simoni, Garzelli e Valjavec. Hanno 1,20 su Sella, 1,35 sul gruppo Maglia Rosa. Quindi il gruppo Maglia Rosa ha guadagnato una quindicina di secondi. Davanti vanno sempre uguale, Sella va molto più veloce e anche il gruppo di Cunego ha aumentato la velocità, ma l'avevamo visto. Adesso siamo su Gonciar, vedete anche la differenza di pedalata, molto più duro il rapporto di Gonciar, agilissimo invece la pedalata di Damiano Cunego. Coraggio da vendere per Emanuele Sella, Silvio Martinello, un ragazzo di 23 anni appena compiuti, che alla terza settimana del giro vuole ancora tentare qualcosa per mettersi in luce e magari per andare a riprendere i tre battistrada. Davvero bravo Sella. E si dimostra ancora una volta le sue particolari doti di scalatore e di ragazzo coraggioso. Va all'attacco in una tappa importante, in una salita molto importante. Non so se riuscirà a riprendere i migliori. È lì in mezzo perché anche dietro stanno andando molto veloci. Abbiamo visto che da quando Pugacci ha smesso di lavorare, Sergei Gonciar ha impresso un ritmo molto più sostenuto e infatti il ritardo è diminuito nei confronti dei tre all'attacco, e in mezzo c'è Emanuele Sella che sta tentando appunto di riportarsi sui tre. Ha già raccolto molto, una vittoria importante a Cesena, una grande soddisfazione per lui e una conferma, ripeto, oggi di essere un grande scalatore. Fabretti, Valjavec ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia, mentre in prima posizione c'è sempre Gilberto Simoni. Sì, ha chiesto l'intervento dell'ammiraglia perché Gilberto Simoni adesso si è posizionato davanti, mentre Stefano Garzelli poc'anzi aveva ricevuto borraccia dalla propria ammiraglia, ossia da Roberto Amadio. Dal momento che la strada è molto stretta e dunque le ammiraglie difficilmente riescono a guadagnare la posizione, allora Tadej Valjavec ha ricevuto lui borraccia da Roberto Amadio. Sempre comunque Stefano Garzelli con Gilberto Simoni che finalmente sale sui pedali, ma la pendenza di questa salita non è assolutamente paragonabile a quella del Mortirolo. Intanto la natura è davvero suggestivo con le rocce che ci fanno da contorno, da sfumature, con il profumo di ginepro, con gli abeti, davvero straordinario, davvero affascinante. E ormai sono in fuga Garzelli e Simoni da 40 chilometri abbondanti, quasi 50. Bocca aperta per Emanuele Sella. Ottima la sua pedalata, è un vero scalatore. È originario di Casale, un piccolo borgo a 5 km da Vicenza. La sua famiglia ha una fattoria con diverse mucche. Non fu invitato dal papà o da qualche parente a gareggiare in bicicletta, ma ad amico che aveva un negozio di bici e gli propose di provare con le due ruote. Prima giocava a calcio in una squadra locale. Emanuele Sella, ruota a te. Sì, è un peccato che la nostra telecamera sulla moto non possa ritagliare su Bradley McGee, che come avete già raccontato più di una volta è uno spettacolo altrettanto di tenacia e determinazione. Sguardo fisso davanti, polmoni che si gonfiano a dismisura e un colpo ogni volta che pedala, è una cosa incredibile. Si tiene proprio a 100 metri, non è che ha perso il gruppo, è lì, si è fatto sfilare ma sta a 100 metri. E l'ultimo invece a chiudere questo gruppetto della Sonia Duvar con il 168 è Oliver Zaug, mentre incomincia a soffrire l'andatura imposta da Gonciar anche Pellizzotti. Nessuno da cambia Gonciar, vero Lorenzo? Nessuno da cambia Gonciar. Eccolo qua, Sergei Gonciar. È un mastino, un duro. Prima abbiamo visto, come abbiamo rimarcato, Garzelli, Simoni, Valjavec che cercavano di chiamare l'ammiraglia. Perché? Perché sono in fuga, anzi sono in fuga da tanti chilometri, però la salita è cominciata da 45 minuti e quindi l'importante è comunque avere acqua, ma soprattutto maltodestrine. Bisogna stare attenti perché è una tappa breve di 120 chilometri, ma si consuma tantissimo, l'abbiamo detto ieri. I corridori sono stati per 65 minuti su 100 in salita, vuol dire che il consumo è veramente elevato. Si possono consumare anche 700-800 calorie all'ora quando si affronta una salita, e quindi bisogna alimentarsi. Dopo è molto difficile, quasi impossibile mangiare nel tratto in discesa nei primi 10 km, perché la strada è molto stretta e ci sono molte curve, quindi devi alimentarti con alimenti liquidi anche in salita. Meno di 3 chilometri al traguardo,
invariato, ci dice Radio Informazioni, il vantaggio del gruppo Simoni. A 3 km al GPM il ritardo di Sella, lo stiamo cronometrando, 58 secondi dai tre battistrada, attendiamo adesso il gruppo alle spalle. 58 secondi, vedete Sella nel volgere di un chilometro e mezzo ha guadagnato 20 secondi sul terzetto, bravissimo Sella. Sì, pedala ancora molto bene, anche lui preferisce salire con rapporti agili, è il più leggero del gruppo, 54 kg, oggi per affrontare il Mortirola come tanti altri ha messo il 39-27 come rapporto più agile. E hanno guadagnato altri 10 secondi Cunego, Gonciar e gli altri componenti, il gruppo Maglia Rosa. Quando arriveranno in cima al passo del Vivione mancheranno 31.7 km all'arrivo, quindi siamo a meno di 3 dal GPM, primo detto al traguardo, traguardo GPM. E continuano a parlare di Mazzoleni con Damiano Cunego, secondo me gli continua a dire di stare tranquillo, che la tappa è lunga, che comunque è tutto sotto controllo, difatti così è, anche perché adesso questo gruppetto sta guadagnando secondi nei confronti di Garzelli, Vagliaves e Simoni. Lorenzo, a te. Ultimi due giorni a scartamento ridotto per uno degli uomini di classifica, comunque nelle posizioni, tra le prime posizioni, Franco Pellizzotti, che ha perso le ruote del gruppo Maglia Rosa proprio dopo l'accelerazione ulteriore di Gonciar. Non pedala bene, non sta bene Franco Pellizzotti. Chi è rimasto con Cunego e Gonciar? Adesso a si sono staccati. Mazzoleni, che abbiamo visto in terza posizione. Cerco, chiedo a Massimo Valeri di portarsi il più sotto possibile, mentre perdono terreno anche i due della Saunier Duval con il 165 Lobato e con il 168 Oliver Zaug, sicuramente Perez, Quapio, Popovic, poi c'è Cioni e adesso la curva ci impedisce di riconoscere gli altri, circa 9-10 unità. Notate la differenza di passo che c'è tra Emanuele Sella e il terzetto al comando, Silvio. Sì, c'è una grande differenza di passo, hai detto bene Auro, Sella chiaramente più fresco rispetto ai tre al comando, soprattutto di Simoni e Garzelli che sono allo scoperto ormai da molti chilometri. È molto più fresco sarà anche certamente Damiano Cunego, che è stato a ruota per molti chilometri degli uomini della Denardi e in questo momento continua a stare a ruota di Sergei Gonciar, che imprime un passo notevole e stanno pian pianino recuperando il ritardo sui tre di testa. Favorito per la tappa di oggi, i nostri telespettatori indicano Cunego, quindi ritengono che Cunego possa andare a riprendere Garzelli e Simoni e poi batterli. Guadagna 7-8 secondi al chilometro, in questo momento Emanuele Sella, ma anche il gruppo ha aumentato la velocità. Attenzione Davide, perché come abbiamo riferito all'inizio della salita, poi ci sarà la picchiata verso Schilpario, Dezzo di Scalve, si entrerà in Val di Scalve in provincia di Bergamo e lì la discesa sarà terribile e potrebbe favorire Simoni e Garzelli, che sono molto bravi, mentre Cunego non deve assolutamente prendere rischi. Sì, è una discesa molto molto difficile, strada strettissima e siamo a meno di 2 chilometri dal Gran Premio della Montagna. Alessandro. Sì, allora abbiamo superato da poco il cartello dei 2 chilometri alla conclusione, linea roata intanto però. Ha forato Dario Davide Cioni, addirittura Bruseguin ha messo bicicletta indietro per tornare sui passi del compagno, aspettarlo e dargli una mano. Ha forato Dario Daviccioni. È rimasto solo Bruseguin con Cioni e Codol si è staccato. Codol, Lorenzo. Sì, per carità, Codol si era staccato già da un po'. Addirittura Bruseguin, che però adesso ha preferito ritornare su anche perché Dario Davidcioni nel frattempo ha risolto i problemi e sta tornando sotto, decisamente sta tornando sotto, ma Bruseguin proprio è tornato indietro con la bicicletta, ha fatto proprio bicicletta indietro e è andato verso Dario Davidcioni. Adesso i due hanno incontrato di nuovo la coppia Saunier Duval e Franco Pellizzotti. Bruseguin pronto a riportare sotto Dario Davidcioni, che comunque sta tranquillo, non perde la calma, è proprio con noi e sta cercando di ritrovare il gruppo. Alessandro Fabretti.
Beh, siamo a poco più di un chilometro dalla sommità, ancora Gilberto Simoni e Stefano Garzelli a fare andatura. Non so quando giungerà qui, ma nel momento in cui sarà in questo tratto Nicola Loda troverà una bella sorpresa, perché davvero tantissimi cartelli per lui, lui che è stato uno dei protagonisti di T-Giro, la trasmissione che va in onda alle 20. Anche una maglietta, i furbi, gli è sempre ok. A voi. Alessandro, dimmi. Ci sono tantissime scritte sulla Presolana, i furbi, gli è sempre ok. Beh, è stato il suo Giro d'Italia, anche questo. Sì. Al di là del fatto che è andato molto bene. Sì, sempre all'attacco. Traduciamo, i furbi è sempre ok, i furbi sono sempre quelli. Modo di dire tipicamente bergamasco. Emanuele Sella, la pulce dei Berici, è alto 1,65, è il più leggero del giro con i suoi 54 kg. È fidanzato con una ciclista di ottimo livello, si tratta di Luisa Tamanini, sono assieme da qualche mese e per adesso vanno molto d'accordo con questa passione in comune, o meglio questa professione in comune, il ciclismo. Ricordiamo che non era possibile accedere con i mezzi fin quassù e guardate quanta gente c'è, molti sono saliti in bicicletta. Quasi tutti in bicicletta e tutti gli altri a piedi. Gonciar, instancabile. Lorenzo Roata. È veramente incredibile lo stile di Sergei Gonciar, perché sembra sempre di lì a un momento di lasciarci tutto, di restare sui pedali, e invece prosegue, è un diesel dietro naturalmente, ancora una volta confermo, mai un cambio per Damiano Cunego, poi c'è Di Mazzoleni, poi c'è Tonkov, poi c'è Karate, ancora un uomo lampre, Jaroslav Popovic, e poi a chiudere il gruppetto Julio Alberto Perez-Quappio con la verde, mentre stanno rientrando proprio con noi Roseguin, che pilota nuovamente nel gruppo Dario Davide Cioni. E Valjavec non ce la fa a tenere il passo di Garzelli e di Gilberto Simoni, quindi in vista dello scollinamento del passo del Vivione rimangono in due al comando i due rivali dell'anno scorso, Stefano Garzelli e Gilberto Simoni. Per loro meno di un minuto di vantaggio su uno scatenato e bravissimo Emanuele Sella, 1,25 sul gruppo Maglia Rosa. Alessandro, a te. Beh, stremato proprio quando Stefano Garzelli e Gilberto Simoni hanno superato il cartello di un chilometro alla vetta, Tadej Valjavec ha mollato, è stremato, è l'X che sta cercando di andare su del suo passo, cercando naturalmente di non perdere tanto terreno, mentre la giuria ci fa cenno che possiamo superarlo. Dunque questo è il segno evidente che Valjavec in poco più di un minuto ha perduto almeno 100 metri. E io ho l'impressione, chiedo conferma Davide Cassani, che in questo tratto abbia più energie Garzelli rispetto a Simoni. È stato proprio Garzelli a rilanciare e a fare sì che Valjavec si staccasse. Forse hanno informato Garzelli che il loro margine stava scemando e quindi in vista dello scollinamento e della pericolosissima discesa successiva Garzelli ha voluto dare un'altra botta. Sì, è aumentata di molto la velocità di Garzelli, adesso vediamo Valjavec in difficoltà, ricordiamo che la salita finisce a 500 metri gran primo dalla montagna, poi questi ultimi 500 metri sono quasi in pianura, si è piantato Sella. Si è piantato. Ha perso in questo tratto conclusivo del passo del Vivione. Emanuele Sella era segnalato a 52 secondi, adesso siamo a 1,08 per lui. Roata. C'era anche Brand fra gli uomini di classifica nel gruppo Maglia Rosa. Brand che adesso però perde le ruote di questo gruppetto. In quanti sono rimasti con Cunego, Mazzoleni e Gonciar? Non più di 10 unità. Eccoli. Gonciar che va su col 19 mentre Cunego va su con la 23, è aumentata la velocità di Garzelli e Simoni. Questo è un momento assolutamente critico per gli inseguitori, gruppo Maglia Rosa 1,43, quindi torna in possesso virtualmente della seconda posizione in classifica generale Gilberto Simoni. Se fosse possibile dall'elicottero vedere il gruppo Maglia Rosa per capire chi è perfetto, mentre siamo al passaggio al GPM con Garzelli e Simoni, ultimo rilevamento 1,43 e adesso torniamo su Emanuele Sella distanziato di poco più di un minuto e poi dall'elicottero andiamo a vedere chi c'è con il leader della classifica generale, bravissimo Mazzoleni, non ha mai lasciato solo
il giovane ragazzo. Bravissimo, sempre al suo fianco, un coraggio da leone anche per Emanuele Sella, poca paura, quando sta bene parte. Anche ieri è stato l'unico a restare con Simoni per un paio di chilometri, poi è saltato, ma comunque per un ragazzo al primo anno, io penso che sia qualcosa di veramente bello vedere. Aveva due compagni, Pugacci e Vegelius, all'inizio della salita Sergei Gonchar. Da allora, in pratica, dagli ultimi 6 chilometri di ascesa, è sempre lì a tirare l'ucraino Ateroata. Sì, gruppo maglia rosa con Gonchar sempre davanti. Poi c'è Cunego con il compagno di squadra gregario Mazzoleni. Tonkov, i due Lampre, Belli e Garate, Jaroslav Popovic, i due Fassabortolo, Dario Davicioni, ma ancora problemi per loro in questo momento. Cambia la ruota, Bruseghin dà la ruota a Dario Davicioni, rientra Brand, poi ancora La Verde, Zaug e Pere Squapio. Proprio davanti a noi il nuovo contrattempo per Dario Davicioni. Il quinto in classifica generale, sfortunatissimo questo atleta che risiede a Montelupo Fiorentino. Dario Davicioni per due volte ha dovuto fermarsi, ma attenzione al distacco del gruppo maglia rosa. L'ultimo rilevamento parlava di un primo e 43 secondi ed è aumentato ancora il ritardo. Sì, perché Gonchar comunque è andato sul regolare, mentre davanti, soprattutto negli ultimi 1500 metri, c'è stato un forte aumento di velocità. Adesso attenzione, perché ci sono 10 km di discesa molto tecnica, difficile, strada stretta. Silvio, qui la situazione è critica, eh? La situazione è critica e a mio avviso anche imbarazzante per la Seco, perché l'abbiamo già detto fin dall'inizio, vedere un compagno di squadra della maglia rosa che attacca non è una cosa normale, è già accaduto in passato, oggi l'abbiamo rivisto. Io credo che Cunego a questo punto debba intervenire in prima persona, chiaramente ormai sull'ascesa finale che porta alla Presolana, cercando di non prendere molti rischi in questa discesa. E il rischio l'ha preso Brandt quando è passato tra il guardrail e la nostra motocicletta. Rivediamo l'incidente di Dario Davicioni, poi torneremo in diretta per seguire questa discesa veramente complicata dal passo del Vivione. Questo è il gruppo maglia rosa, in testa c'è Jaroslav Popovic, poi c'è Damiano Cunego, c'è Eddie Mazzoleni, vediamo in quarta posizione Pavel Tonkov, poi i due della Lampre, Garate e Vladimir Belli. Julio Alberto Perez Quapio e poi c'è Lobato, corridore della Saunier Duval. Vedete la difficoltà di questa discesa, strada molto stretta. Alessandro, a te. Credo che sia la discesa più tecnica che io abbia mai affrontato in motocicletta. E a testimonianza di questo lo è il fatto che gli organizzatori abbiano posto delle reti proprio per sicurezza nei confronti dei corridori nei tratti più difficili, nei tratti in cui sulla nostra destra c'è uno strapiombo. Proprio in questo momento Gilberto Simoni e Stefano Garzelli affrontano un tratto dove la rete è praticamente costante. Mi raccomando, naturalmente questa è una raccomandazione per i nostri cronisti, non cerchiamo di stare troppo vicini ai corridori, l'importante... Oh, attenzione, perché lungo. Popovic ha sfiorato quella... Caduta, mi sembra Garate, mi sembra proprio si tratti di un uomo della Lampre. Eccolo qui che riparte, Lorenzo. È ripartito proprio davanti a noi, ho chiesto altrettanta prudenza al mio Massimo Valeri, abbiamo affrontato la curva e davanti a ogni tratto ci sono queste reti tipo discesa libera nello sci. Comunico anche che alle viste non ci sono ancora i due uomini Lampre, i due uomini Fassabortolo, lo chiedo scusa. Sì, è proprio Garate che era a ruota di Vladimir Belli. Lorenzo, ce lo confermi? Sì. Era Garate, vero? Assolutamente. E l'ultimo del gruppetto, il formaggio Pinzolo, è La Verde, vero? Sì, è La Verde. Comunque, fammi controllare bene il numero di dorsale di questo Lampre. Massimo, vai, grazie. Tanto eccolo qua, Emanuele Sella. Sella che era scollinato con un primo e 10 secondi da Stefano Garzelli e da Gilberto Simoni. Lorenzo? Vladimir Belli, il 122 di dorsale, assolutamente sì, Auro. Vladimir Belli.
Comunque è ripartito subito. È ripartito, molto bravo Popovic. Vedete, sono al limite, mentre Sella sta per essere ripreso da Popovic, sta forzando in questo tratto in discesa Popovic a Sella. Ecco, rivediamo proprio questa traiettoria al limite, il muretto a pochi millimetri e Cunego giustamente rimane a una decina di metri. Mamma mia, come stanno rischiando. Fabretti, a te. Sì, parlavo anche con Walter Sardino, non posso neanche... Si sente male, tra poco ci ricollegheremo con Alessandro Fabretti che è nella scia dei due battistrada, Garzelli e Simoni. Tappa splendida però, agonisticamente parlando. Dopo ci possono essere tutti i discorsi sulle tattiche della squadra, sul fatto che Simoni non dovesse attaccare o meno. Rimane una tappa da antologia. Attenzione perché anche la discesa è selettiva. Popovic all'attacco con la maglia, all'attacco, all'inseguimento di Garzelli e Simoni, continuano a sbagliare. Sella, vedete che ha sbagliato completamente traiettoria, adesso si mette in scia di Eddie Mazzoleni, quattro uomini. Tutti a ruota di Jaroslav Popovic, che forse è il miglior discesista di questo gruppetto. Mi sembra però che Cunego voglia restare troppo vicino all'ucraino, sì. Non deve rischiare così tanto. No, deve stare almeno a 10 metri, vedete che Brandt... Con Belli, Lorenzo, Belli sta rientrando? Sì, Belli ce la sta mettendo tutta. Ad ogni buon conto questo gruppetto è disteso in almeno nell'arco almeno di 300 metri. Vedete che roba, no? Infatti stanno per avvantaggiarsi questi corridori, l'impulso di Jaroslav Popovic. Silvio. Sì, Popovic che sta facendo la discesa tutta con l'intento di recuperare anche lui posizioni in classifica. Ripetiamo, Popovic è nelle primissime posizioni della classifica, è riuscito a staccare Gonchar che non è un discesista bravo come lui, sta prendendo dei rischi veramente incredibili e assieme a lui gli sta prendendo Damiano Cunego. Però come vedete Cunego perde comunque qualche metro, la traiettoria perfetta questa volta di Damiano Cunego, vedete infatti che è riuscito a portarsi in scia. Un Cunego che l'impressione che ho è che non rischia niente, a differenza di Popovic che invece rischia qualcosa, anche perché poi per non rischiare è meglio stare in seconda posizione per vedere la traiettoria del corridore che ti precede. Martinello, stiamo scoprendo anche un Cunego bravo nel disegnare queste traiettorie. Sì, molto bravo, molto lucido, si vede che ha speso poco salendo al passo del Vivione, fa bene a mio avviso a seguire Popovic perché questo gli potrà permettere di avere un distacco rispetto a Simoni e Garzelli inferiore ai piedi di questa discesa, perché Popovic sta facendo veramente una discesa a velocità folle e questo permetterà sicuramente di recuperare molti secondi. Bravissimo Popovic, bravissimo Cunego e Eddie Mazzoleni sempre dietro alla maglia rosa, mentre qui vediamo Perez con la verde. E là davanti c'è Christoph Brand Tonkov, un lungo di Pavel Tonkov. Ruota. Siamo ancora lontani dal luogo di nuovo dell'ennesimo contrattempo in discesa. Adesso però probabilmente stiamo arrivando anche noi davanti in moto riprese, acrobazia anche per Ferrazzoli. E nel mirino della telecamera avete la verde proprio, che è l'ultimo uomo di questo gruppo, naturalmente sempre in attesa del rientro dei Fassa Bortolo. Dobbiamo fare i complimenti a tutti i nostri ragazzi, non solo i cronisti ma anche ai cameraman che seguono le traiettorie dei nostri piloti, gli elicotteristi. Non è facile, ve lo assicuriamo, proporre in diretta fasi concitate come questa. È una discesa molto tecnica, molto pericolosa, sede stradale con asfalto buono ma strada strettissima. Stiamo vedendo Auro Sella che continua a sbagliare moltissime curve ed è stato a causa appunto di un errore di Sella che prima Tonkov è stato costretto a fare quel dritto che gli ha causato l'uscita di strada. Non bisogna stare dietro a corridori che sbagliano traiettorie. Vedete adesso Perez, no? Perez che prima ha fatto quel dritto e Tonkov è andato a funghi.
Fabretti, a te. Grande rischio proprio in questo momento per Stefano Garzelli. Ha affrontato fino ad ora la discesa in prima posizione, mentre mancano 28 km alla conclusione, e ne ha approfittato Gilberto Simoni per mangiare una barretta energetica. Poi, quando ha terminato la barretta, Gilberto Simoni si è posizionato lui in prima ruota, mentre Garzelli in seconda ha cercato, togliendo il braccio sinistro dal manubrio, di raccogliere una barretta che aveva dietro. Però proprio questa manovra lo ha portato a sbagliare traiettoria e ha davvero dovuto fare un numero per rimanere in bicicletta. Comunque 27 km alla conclusione in questo momento, la linea torna a voi. Grazie Alessandro, mi raccomando, tieniti sempre a distanza di sicurezza dai due battistrada in modo che non succeda nulla. Vedete, Pavel Tonkov chiede l'intervento del mezzo d'assistenza. E ancora i rischi di Jaroslav Popovic con Damiano Cunego e Eddy Mazzoleni. Silvio, a te. Sì, i rischi che Jaroslav Popovic sta prendendo gli hanno permesso a lui, a Cunego e a Mazzoleni di prendere un discreto vantaggio rispetto agli altri componenti il gruppo Maglia Rosa sopra il Vivione, e questo, ripeto, permetterà di recuperare moltissimo guardo nei confronti di Simoni e di Garzelli. Sarà interessante a questo punto vedere la situazione ai piedi di questa discesa. Guardate Cunego come continua a veramente pennellare i tornanti, al contrario di Popovic che qualche errorino lo fa. Mi sembra Schumacher, Cunego, non sbaglia una traiettoria, riesce proprio a sfruttare la sede stradale nel migliore dei modi. Ogni tanto Popovic sbaglia, lui per il momento non ha sbagliato nessuna curva. Questo è Perez. E senza mai Davide andare al comando, quindi nessuno lo potrà accusare di aver inseguito Simoni. Sta correndo alla grande con una freddezza da professionista navigato. Alessandro. Sì, beh, abbiamo provato noi a dare la mantellina a Stefano Garzelli, ma non c'è stato niente da fare, la miraglia non arrivava, ma non siamo arrivati neppure noi da Stefano. Tra l'altro ce l'ha impedito giustamente il giudice, dunque niente da fare. Stefano Garzelli e lo stesso Gilberto Simoni hanno affrontato la discesa solamente così come erano vestiti, e adesso come un razzo si è riportata la ruota dei due Tadej Valjavec. Siamo a 24 km dall'arrivo. Quindi Valjavec, che aveva perso contatto dal duo di testa proprio in vista dello scollinamento, si è riportato su Garzelli e Simoni. Sono in tre al comando. Una volta terminata la discesa avremo modo di darvi in tempo reale il vantaggio, che era di un primo e 52 secondi in cima al passo del Vivione. Eccoli qua, i tre uomini al comando. È terminata la discesa, quella più difficile. Tra un po' saremo a Schilpario. Ricordiamo che l'ultima salita comincia a 11 km dal traguardo. È il momento della telepromozione, poi saremo di nuovo con voi, gentili telespettatori. In diretta dal Giro d'Italia, 19ª appassionante tappa da Bormio alla Presolana. I tre battistrada stanno attraversando Schilpario, che deve il suo nome a Schirpa, l'attrezzatura dei minatori. Era una zona questa di giacimenti di ferro. Hanno guadagnato gli inseguitori Cunego, Mazzoleni e Popovic. Sono segnalati a 1:05 dal terzetto di testa. Questo significa che nei 10 km di discesa del Vivione hanno recuperato 45 secondi. Dunque Popovic e Cunego si stanno dimostrando fortissimi in discesa. Ha fatto più selezione la discesa rispetto alla salita. Il gruppo della Maglia Rosa si è frazionato in più tronconi. Tra un po' dovrebbe rientrare comunque Gonciar, che ha tirato metà salita. Molto corretto Damiano Cunego, si mantiene nella scia di Popovic. Andiamo dai nostri cronisti, prima Fabretti e poi Roata. Alessandro. Che calore a Schilpario, festoni, palloncini, nastri, tutti rosa a salutare il giro, e tra gli altri un saluto particolare da parte di una coppia che si è appena sposata, lei ancora in abito bianco lì a salutare Gilberto Simoni, Stefano Garzelli e Tadej Valjavec. Più indietro rispetto a Cunego, Mazzoleni e Popovic, abbiamo visto il gruppo Gonciar, nel quale c'è anche Pavel Tonkov. Eccoli qui, tre immediati inseguitori. Sella, che era uscito in salita verso il Vivione, è stato raggiunto, superato e staccato. Eccolo qui Emanuele Sella con Sergei Gonciar.
E siamo su Gilberto Simoni, adesso qui c'è uno strappetto, tra un po' ritornerà la strada a scendere, ricordiamo che la salita della Presolana, 8 km, salita che comincia a 11 km dalla conclusione e adesso Popovic a fondo, sta spingendo per andare a riprendere i fuggitivi, Cunego invece rimane a ruota. Vai Lorenzo! Ruota! Tra poco ci collegheremo nuovamente con Lorenzo Roata e sentiamo Radio Informazioni per un ultimo aggiornamento. Abbiamo l'ultimo controllo effettuato ai 23 km dall'arrivo, 1 minuto e 5 secondi, Popovic, Mazzoleni e Curigo, il terzetto che insegue i tre al comando, che sono sempre Simoni, Garzelli e Valjavec. Il gruppo Gonciar è composto da Sella, Gonciar, Garati, Zaug e Tonko da 1 minuto e 23 secondi. La Valle di Scalve, che comprende i comuni di Azzone, Colere, Schilpario e Vilminore, una zona della Bergamasca che conta complessivamente 4.500 abitanti. E qui nella Bergamasca, come ci ha detto Davide Cassani, ci sono tanti professionisti e il ciclismo è molto sentito. 55 secondi, vedete, Cunego e Popovic sono stati raggiunti anche da Gonciar, quindi siamo al limite del minuto, Davide. Sì, e siamo a 19 km dall'arrivo con gli uomini al comando, 20 per il gruppo Magliarosa. Ruota. Sì, meno 20 km all'arrivo per il gruppo di nuovo robusto di Damiano Cunego, il quale persa la ruota di Jaroslav Popovic, il quale ha chiesto l'assistenza di Marco Saligari e dell'ammiraglia, si è guardato per la prima volta forse intorno come smarrito, ha guardato a destra, ha guardato a sinistra, ha trovato Mazzoleni, mentre Jaroslav Popovic è ancora alle prese con la sua ammiraglia e si è fatto dare la borraccia con i liquidi e gli zuccheri probabilmente. Comunque avete visto, è rientrato Gonciar insieme agli altri e Vladimir Belli tra questi. Concentrato di zucchero sta assumendo in questo momento Gilberto Simoni, sono delle bustine, sono degli zuccheri in gel importantissimi perché mancano ancora 18-19 chilometri, 8 dei quali in salita. E l'ascesa finale qui verso il passo della Presolana ha una pendenza media del 7% e intorno a Albareti, c'è un tornante che si chiama Albareti, lì attenzione, le pendenze arriveranno al 16%. Attenzione che adesso nessuno si pone al comando, potrebbe andare Bruseghin adesso a tirare dal momento che è rientrato Concioni. Roata. È proprio quello che vi stavo dicendo un attimo fa, Jaroslav Popovic ha mollato tutto il lavoro che stava facendo, è andato dietro tranquillo, poi a quel punto c'è stata quasi una surprise da parte di tutti, si sono guardati e continua lo smarrimento di Damiano Cunego, poi finalmente i due facciabortolo sono piombati su questo gruppo e Bruseghin e Cioni hanno incominciato a lavorare. E con molto piacere abbiamo rivisto la sagoma nel plotone maglia rosa di Vladimir Belli, che ricordiamo era caduto nella discesa del passo del Vivione, quindi nessun problema grave per lui, è ritornato con Cunego. Vladimir Belli, sono in due della Lampre, Garate e Belli. Polivalente Bruseghin ha tirato non so quanti chilometri e guardate quanto hanno perso in questi 2-3 chilometri questi corridori. L'ultimo rilevamento parlava di 55 secondi, adesso 1:17. Ci saranno ancora 5 chilometri sostanzialmente pianeggianti, anzi c'è ancora un po' di discesa verso Dezzo di Scalve e poi la salita conclusiva verso la Presolana. Altro strappetto, non è ancora la salita della Presolana, mentre sono in fuga Garzelli, Simoni e Valjavec da una settantina di chilometri. Silvio. Sì, veramente strano quello che sta accadendo. La maglia rosa, penultima tappa del Giro d'Italia, il gruppo che si ferma all'inseguimento di chi davanti può portargliela via. Non vorrei che questo fosse stata una scelta della Saeco, perché sarebbe veramente imbarazzante. Pensiamo a prevedere, ad ipotizzare un eventuale incidente meccanico o di qualsiasi tipo per Cunego. Sarei curioso di capire come si muoverebbero a quel punto i Saeco, perché stanno mettendo veramente a rischio il risultato finale di questo giro. Altro rilevamento cronometrico con i due Fassa Bortolo che adesso si mantengono
davanti alla maglia rosa sono Bruseghin e Dario Davidcioni, poi c'è la verde Popovic, c'è Zaug, vedete c'è Sella, questi è Vladimir Belli con il dorsale 122 in coda al gruppo, forse dolorante in seguito alla caduta ma sempre presente. Forza Vladimir, un atleta che avrebbe meritato almeno un successo di tappa al Giro d'Italia, invece in tanti anni di professionismo solamente piazzamenti. Un Vladimir Belli che arriva sulle sue strade essendo lui bergamasco. Bruseghin, lo dicevo prima, polivalente, non so quanti chilometri abbia tirato per Petacchi, adesso tira anche in una tappa alpina per Dario Cioni, complimenti. Marzio Bruseghin, lunga permanenza in Spagna per questo corridore veneto. Bruseghin ha militato nella Banesto per 4 stagioni e poi è andato alla Fassa Bortolo. Non ha mai vinto una corsa Marzio Bruseghin, sempre al servizio dei capitani. Aumenta ancora un po' il vantaggio dei 3 uomini al comando. Lorenzo, ci sei? Sì, perché l'impressione è che davanti comunque i Fassa Bortolo, sì, sono davanti e stanno facendo l'andatura, ma non è un'andatura convinta. Ieri Dario Davidcioni, per quanto abbia fatto corsa a sé, probabilmente ha dato una mano ai Seco. Si potrebbe anche ipotizzare a questo punto, per come sono decisi all'inseguimento i due Fassa Bortolo, un'alleanza fra grandi squadre. Però certo è tutto molto strano, tutto molto strano. La logica a questo punto mi porta a dire che negli ultimi 4-5 chilometri Cunego se ne vada da questo gruppetto e cercherà di avvantaggiarsi e di portarsi su Gilberto Simoni. Non ha un vantaggio Simoni che possa mettere in pericolo la maglia rosa. Rimane il fatto che Damiano Cunego per tutta la tappa ha parlato con Mazzoleni, quasi incredulo di quello che stava succedendo. Sì, secondo me Eddie e anche l'ammiraglia ha sempre suggerito a Damiano Cunego di stare tranquillo, che la situazione era comunque sotto controllo. Comunque stiamo assistendo a una bellissima tappa, perché fin dalla prima salita c'è stato questo attacco di Simoni, di Garzelli, di Vagliaves. Vedete che McGee ha un ritardo di 1 minuto e 52 secondi, quindi potrebbe rientrerà sul gruppo di Damiano Cunego. Si sta superando il paese Vil Minore di Scalve, quando si arriverà a Dezzo di Scalve lì comincerà la salita. Alessandro, qui abbiamo appena superato il cartello dei 15 chilometri alla conclusione, anche se hanno guadagnato il tratto in discesa non ha visto gli uomini particolarmente tirare, gli uomini qui davanti, anzi si sono preoccupati più di assumere sostanze come zuccheri, comunque di bere piuttosto che di tirare, e nonostante ciò hanno guadagnato qualche secondo, segno naturale ed evidente che dietro certo l'andatura non fosse così sostenuta. Adesso ancora tratto in discesa e ancora Stefano Garzelli lì davanti con Tadej Vagliaves, che praticamente anche durante la salita precedente non ha mai dato una sola volta il cambio, è sempre rimasto lì passivo dietro. E sul campanile Pantani, per sempre nei nostri cuori. Oggi la vetta del Mortirolo era intitolata Marco Pantani e sarà sempre così ogni volta che il Giro affronterà il passo del Mortirolo, che fece scoprire al mondo le qualità di Marco Pantani. Ebbene, quella cima sarà dedicata al pirata che non c'è più. Continuiamo a seguire questa azione di Garzelli, Simoni e Tadej Vagliaves. Per Garzelli l'ambizione di vincere una tappa, non ne ha ancora vinta una in questo 87esimo Giro d'Italia. Per Simoni almeno di guadagnare un posto in classifica. È terzo Gilberto e vorrebbe almeno sopravanzare Sergei Gonciar, ma l'ucraino, se non nel tratto in discesa del Vivione, non ha mai mollato, anzi è stato lui il vero protagonista in salita. È lui che è riuscito a tenere comunque lì a poca distanza Garzelli e Simoni. Lorenzo, a te. Sì, in uscita da Vil Minore di Scalve a meno 15 per il gruppo Maglia Rosa. Noi sul filo degli 80 all'ora in un tratto di discesa siamo riusciti a parlare al volo con Vladimir Belli. Naturalmente sta pedalando in maniera vigorosa, nessun problema, ma ci ha fatto chiaramente intendere che nella caduta ha sbattuto la testa. Meno male che aveva il casco. Ricordiamo che il casco è obbligatorio da un anno a questa parte. I corridori possono levare il casco
solamente quando le tappe si concludono in salita. Oggi, nonostante la salita termini a 2,5 km dal traguardo, non è considerato arrivo in salita e quindi sono costretti i corridori a portare il casco fino sul traguardo. Meglio così, il casco andrebbe sempre, sempre indossato. Tant'è che ci sono stati degli studi che indicavano la pericolosità delle cadute a velocità lenta piuttosto che a velocità sostenuta. Sembra proprio di sì, perché potrebbe essere addirittura più traumatizzante il colpo della testa sull'asfalto quando la velocità è abbastanza debole. Alessandro, ormai siamo in vista dell'inizio della Presolana. Beh sì, anche se ancora siamo nel tratto in discesa, adesso affronteranno un tornante a sinistra, la strada è molto bella, quando cominceranno la salita riprenderemo la linea. Vedete, si sta portando Stefano Garzelli al comando, adesso si volta il varesino, chiede il cambio, queste sono tratti in discesa non ripidi che necessitano comunque di continui rilanci del ritmo, bisogna pedalare, non si può smettere di pedalare altrimenti perdi un sacco di tempo. Guarda Emanuele Sella, è uno scatto continuo, ogni volta che esci da un tornante devi comunque alzarti sui pedali ed è per quello che non bisogna mai tenere la catena sul rapporto più duro 53-11 ma su un 53-14, a volte anche 53-15, perché la velocità è talmente bassa che con l'11 non parti mai. E poi dopo, quando riesci poi a lanciarti, cambi rapporto. Adesso difatti Sella è con la catena con il rapporto più duro. Grande scalatore Emanuele Sella, ma dovrà chiaramente migliorare qualcosa in discesa. Emanuele Sella, ormai siamo a Dezzo di Scalve, quindi tra pochissimo la Presolana, l'inizio della salita verso il passo della Presolana. L'inizio è facile, i primi 3 chilometri possono andare su dai 25 ai 30 all'ora, ma all'uscita di una galleria, ecco lì comincia un tratto al 14%. Ecco qui, comincia qui la salita. Fabretti. Ecco, 8 chilometri dunque di salita, così indica il cartello. Comincia la salita, come avete già detto voi, l'andatura e la pendenza non è così elevata, dunque sempre Gilberto Simoni a fare andatura in questo momento, alla sua ruota Stefano Garzelli, dietro sempre in prima posizione Tadej Valjavec, e quanta gente ad applaudire i tre. Vedrai sulla Presolana quanta gente. Questa terra aspettava da 27 anni il passaggio del Giro d'Italia, transitò qui in Val Seriana, una tappa del Giro nel 1977, la San Pellegrino con successo di Renato Laghi su Baron Kelly. Era il Giro vinto poi da Pollentier. Renato Laghi, faentino, per tanti anni gregario di Franco Bitossi. In solo San Pellegrino era quella tappa e transitarono proprio sul passo della Presolana. Da allora questa terra di ciclismo non ha più rivisto il Giro. Faccia concentrata quella di Damiano Cunego. Lorenzo, a te. No, Auro, cerchiamo di raggiungere l'ammiraglia Fassabortolo con Giancarlo Ferretti, che tra l'altro ha sempre detto che tutto era nel segno del velocista numero uno al mondo, Petacchi. Credo che Giancarlo Ferretti oggi si stia divertendo a buttargli anche un occhio alla classifica generale con i suoi che lavorano parecchio e danno una mano un po' ai SAEC. Ma noi non diamo una mano a nessuno, noi vogliamo per noi. Noi vogliamo fare una bella tappa con Gioni e possibilmente se si può scavalcare qualcuno. Eccolo lì il solito Ferretti. L'abbraccio dei bergamaschi, notate che entusiasmo c'è già sulle prime rampe della Presolana. Fabretti. Eccoci, già cominciamo a vedere i cartelli Forza Loda e sono già abbastanza. Gilberto Simoni, pimpante, si volta indietro, forse cerca la sua ammiraglia. 10 chilometri alla conclusione in questo momento e comincia la salita a farsi un pochino più impegnativa, anche se le pendenze ancora non sono così elevate. Si parlano Stefano Garzelli e Gilberto Simoni, stanno andando a un ritmo abbastanza sostenuto, ma non stanno rilanciando l'azione, è molto sostenuto ma regolare. Così Tadej Valjavec rimane sempre lì, ma non credo che riuscirà a tenere la ruota dei due. 10 chilometri all'arrivo, ovvero 7 chilometri ancora di salita. È l'ultimo sforzo di questo Giro d'Italia.
Collegamento con Andrea Fusco, processo alla tappa, vai Andrea. Sì, guarda, velocemente per dirti che comunque sarà un processo infuocato, perché c'è chi dice che Simoni ha fatto bene ad attaccare, c'è invece chi deplora in qualche modo, come Luigi Sgarbozza, l'azione del vincitore del 2003 con Garzelli. A te la linea. Bene, e d'altronde questo è un po' il leitmotiv di questa tappa, da quando Gilberto Simoni è scattato, seppur a ruota di Garzelli, a metà della salita del Mortirolo, le opinioni si sono divise. Roata. Bulbarelli, indovina chi è che sta rientrando sul gruppo Maglia Rosa? McGee. Bravo. Mancano 100 metri, ma probabilmente potrebbe anche essere che ha ripreso la salita e farà... Ma no, ce li hanno a 50. Pellizzotti, Bradley McGee, poi il 152 Nicky Ebersold e i due della Vini Caldirola col 188 Zampieri, Steve Zampieri, e con il 183 Dario Andriotto. Ormai hanno a 30 metri il gruppo Maglia Rosa. Bravissimo anche Andriotto, che in un tappone come quello di oggi, lui che non è certo uno scalatore, è riuscito comunque a restare nel gruppo Maglia Rosa. Eccolo qui, a coda questo plotoncino, Julio Alberto Perez Quapio, là davanti c'è Sella. Il vantaggio è di 1 minuto e 26 per Garzelli e Simoni e Valiavez. Stessa velocità, Bruseghin può tirare ancora per un paio di chilometri, poi quando la strada diventerà più dura, ecco, io a quel punto mi aspetto un attacco di Cunego. Addirittura un attacco, ma non serve, non sta rischiando la maglia rosa. Però sta bene secondo me, e quindi potrebbe... Vediamo. Siamo in sede di previsione, mentre Garzelli sta transitando con Simoni e Valiavez. A che punto, Alessandro? 8 chilometri dalla conclusione, dunque 8 chilometri all'arrivo per Gilberto Simoni e Stefano Garzelli. Continua a faticare Valiavez, adesso la strada è praticamente pianeggiante, una pendenza del 2-3%, ma in questo momento, proprio in questo momento, torna a salire. Chi è più attivo nel gruppetto? Sai, fino a questo momento lo è stato Stefano Garzelli, adesso chissà, bisognerà aspettare e soprattutto vedere se Gilberto Simoni avrà cercato di contenere, soprattutto di risparmiare per dare tutto se stesso in quest'ultima ascesa. Quel che è certo è che Tadej Valiavez non possa tenere la ruota dei due. Hanno quasi un chilometro però, sono appena passati ai meno 8 i battistrada e Cunego, e ai meno 9, quindi un minuto e mezzo, e ancora in bilico il secondo posto in classifica generale di Sergei Gonciar. E tra un po' comincerà la presolana vera e propria, 4 chilometri, in quei 4.000 metri la pendenza media è al 9-10%, pendenza massima 14%. Irreprensibile Eddie Mazzoleni, possiamo eleggerlo miglior gregario del Giro d'Italia, già lo era stato l'anno scorso per Stefano Garzelli, un uomo fondamentale in squadra Mazzoleni. Attenzione perché Pellizzotti è scattato in questo tratto facile, cerca di avvantaggiarsi, ma come vedete Cunego è come un falco. Non aspettava altro Martinello. Sì, un po' come ieri, esatto, Cunego, un po' come quando ieri è andato a ruota di Cioni. Esatto, Auro, e adesso salterà certamente sulla ruota di Cioni, che è partito in contropiede, lo vedete, sta bene, lo vuole dimostrare, si è comportato benissimo oggi, nessuno lo può accusare fino a questo momento di aver in qualche modo ostacolato l'attacco e la tattica di gara del compagno di squadra, e credo anche della Seco, perché a questo punto penso che sia stato tutto concordato. A mio avviso comunque è la possibilità a questo punto di far vedere tutte le sue doti di scalatore in questi ultimi 4 chilometri di salita vera. Signori, questo ragazzo è un fuoriclasse, è un termine che non volevamo utilizzare all'inizio del Giro d'Italia, anche se c'era qualche prospettiva che Cunego potesse fare qualcosa di straordinario. Ebbene, Damiano Cunego nella terza settimana ha dimostrato di essere in assoluto il migliore, non a cronometro ma in salita e anche nelle volate ristrette. Sembra che stia giocando Damiano Cunego, ha vinto già 4 tappe, è lì che sta correndo con grande saggezza e diretto anche bene tra le altre cose, e quindi sì, in questo giro abbiamo scoperto un campione. Dario Davide Cioni e Damiano Cunego, stessa immagine vista ieri verso Bormio 2000, e un irriducibile Emanuele Sella che si porta all'inseguimento. Eccolo lì Cunego a ruota di Cioni, una nota di merito, un applauso anche a Dario Davide Cioni. State queste due rasoiate prima di Pellizzotti e poi di Cioni hanno fatto sì che
Cunego guadagnasse 15 secondi nello spazio di un chilometro. E in questo momento Garzelli e Simoni cominciano il tratto più duro della Presolana. Fabretti, a te. Eh sì, qui dovremmo essere con una pendenza oltre il 10%, comunque che grande prova di carattere per Gilberto Simoni e Stefano Garzelli, hanno collaborato alla perfezione dandosi i cambi in modo assolutamente regolare, si sono voltati adesso a sinistra per cercare lì sullo sfondo la sagoma della maglia rosa e comunque del gruppo della maglia rosa, non si intravede, segno che comunque il loro vantaggio è abbastanza rassicurante, siamo a 7 km dalla conclusione in questo momento. Viene bene ancora Tadej Valjavec, che era andato in leggera crisi in cima al Vivione, sembra però stremato il campione sloveno, e Garzelli ha dato prova oggi di grande carattere, brillantezza, che ha provato anche sul Gavia. Stefano Garzelli ha chiuso sicuramente il proprio Giro d'Italia in crescendo, ma il ritardo in classifica per lui è pesante, 6.45, è ottavo Stefano Garzelli. E dietro è sempre Gonciar, che si è portato all'inseguimento di Cioni e Damiano Cunego, anche per loro lo strappo al 14%. Lorenzo, a te. Sì, per un attimo ha provato anche Emanuele Sella, lo avete visto a portarsi sui due, non ce l'ha fatta perché è molto affaticato dalla discesa. Adesso il solito grande lavoro di Dario Davide Cioni, davanti e dietro uno straordinario Damiano Cunego, per la calma che ha impiegato in questa tappa senza mai perdere la testa, assolutamente senza mai perdere la testa. Lorenzo, tu sei con Cunego? Sì, sì, certo. Perché certo. Mi è sembrato di vedere anche Quapio uscire dal gruppetto. Ma guarda che hanno già dato molto, per cui in questo momento non mi è possibile vedere, eccolo, sapere Squapio. Vediamo un attimo, c'è sicuramente Dario Daviccioni, c'è Damiano Cunego e a 50 metri dovrebbe spuntare in questo momento Julio Alberto Perez Quapio, proprio così. E infatti, vedete, vediamo, Quapio è riuscito a sganciarsi dal gruppo Gonciar. Meno di un minuto il vantaggio di Simoni, Garzelli e Valjavec. Quanto c'è ancora di tratto duro, Davide? Sono ancora un paio di chilometri, poi cominciano dei tornanti, lì c'è un po' di respiro, anche se poco. La salita finisce a 2 km e 800 metri dal traguardo. Fabretti. Si devono fare molta attenzione perché stanno creando qualche problema ai corridori, si stanno portando proprio da loro, ma soprattutto stanno disturbando il loro cammino. Attenzione perché forza il ritmo Stefano Garzelli, risponde immediatamente Gilberto Simoni, un pochino più appesantito, ma rimane a ruota Tadej Valjavec. Siamo nel tratto di galleria, Tadej Valjavec ha risposto all'attacco di Stefano Garzelli. E sta dando il meglio di sé in questa terza settimana Dario David Cioni, corridore col doppio passaporto, risiede a Montelupo Fiorentino, anche se nato a Empoli, ha 29 anni Dario Daviccioni, correva nella Mapei, è stato ingaggiato dalla Fassa Bortolo, mentre Popovic anche oggi perde terreno. Tornando a Cioni, esemplare il suo comportamento lo scorso anno, aspettò Petacchi, andò fuori tempo massimo, però rimase al fianco del proprio capitano fino al traguardo. Fabretti, quanto c'è ancora di salita? Mancano pochi 6 chilometri alla conclusione, dunque dovrebbero essere 4 chilometri alla vetta. Comunque no, anche meno direi, anche meno? Perché sì, 2.8 termina la salita, quindi... Sì, va bene. No, comunque... Vedete che abbiamo visto proprio in questo replay Cunego arrabbiarsi con uno spettatore che gli aveva dato una manata. E facciamo di nuovo un appello, incitate, fate il tifo, ma lasciate... la stare, i corridori, non toccateli. Ci sarà tempo per analizzare poi il comportamento di Gilberto Simoni, ma direi, Davide, e chiedo anche la conferma a te, si meriterebbero di giocarsi la tappa questi tre ragazzi che sono in fuga da 80 chilometri. Hanno infuocato questa tappa, hanno reso il Mortirolo appassionante, questo inseguimento, non si capiva bene se Cunego dovesse o potesse inseguire. È stata veramente una bellissima tappa, grazie a Simoni e Garzelli soprattutto. È stato ripreso da Gonciar, Julio Alberto Perez Quapio, ruota a te. Sì, ha rinunciato ad andare ad agganciare i due, Cunego e Cioni, gli basta ad ogni buon conto allo scalatore veronese, al campione veronese, il passo del Fassa Bortolo, e vengono su proprio di conserva tutti e due. 3 chilometri al Gran Premio della Montagna, vedete che Cunego controlla, per il momento rimane in scia, ma secondo me avrebbe nelle gambe la forza di
aumentare. Ricordiamo ai nostri telespettatori che l'attacco di Garzelli con a ruota Simoni è nato al 37esimo chilometro di gara, quando ne mancavano 85 alla conclusione, in pratica a 6 chilometri dalla vetta del passo del Mortirolo. Un'azione da lontano, un'azione per ribaltare il Giro d'Italia da parte di Gilberto Simoni, e per Stefano Garzelli invece un obiettivo di raggiungere almeno la vittoria in questa Bormio-Presolana. È ancora alla ricerca, è ancora nel mirino, c'è grande possibilità per lui di conquistare la vittoria di tappa. La salita termina a 2800 metri, poi la discesa e gli ultimi 6-700 metri in leggerissima salita. Cunego e Cioni hanno guadagnato in queste rampe della Presolana qualcosa come 40 secondi. Fabretti, a te. Sì, sono molto stanchi tutti e tre. Stefano Garzelli, sempre molto generoso, comincia a muovere in modo un po' anomalo le spalle, segno di una fatica evidente. Gilberto Simoni non riesce a dare il cambio, taglia via Valjavec, rimane sempre in terza ruota. Quel che è probabile è che di qui a poco qualcuno tenterà un attacco, comunque uno sprint, comunque un allungo, altrimenti si porteranno dietro anche Valjavec. Garzelli, vincitore del Giro d'Italia del 2000, del Giro di Svizzera nel 98, Gilberto Simoni invece era alla caccia del suo terzo Giro d'Italia, ma ha trovato il maggior rivale proprio in casa, nella sua Saeco, e adesso la frattura appare insanabile. E continua a voltarsi indietro Damiano Cunego, non so se sia alla ricerca di Eddie Mazzoleni, non so se stia aspettando. Di solito quando uno si volta indietro lo fa anche per ascoltare meglio quello che dicono la radio. Dal momento che all'auricolare c'è un po' di vento, uno si sposta per sentire meglio quello che dice il direttore sportivo all'auricolare. Lorenzo, a te. No, ma non ci sono problemi, davvero. Questo è un corridore incredibile, non ha mai probabilmente perso la calma un solo minuto, ha capito che il vantaggio era robusto, ha lasciato fare, ha accettato così la sfida lanciata dall'ex capitano e adesso probabilmente sta raccogliendo moneta assonante in una accoppiata che si ripropone. Anche ieri gli è bastato lo scatto di Dario Davicioni e a nascondersi in questo pretesto ha potuto comunque fare corsa per sé, a difendere un primato, un simbolo del primato che ormai gli sta perfettamente sulle spalle. È calata l'andatura degli uomini al comando, la stanchezza comincia ad affiorare, va molto più veloce Cioni con Cunego. L'ultimo rilevamento parlava di 52 secondi, è già partito il nostro cronometro, quindi vi daremo il ritardo di questo duo in tempo reale. Dario David Cioni, maglia bianca e blu della Fassa, e Cunego, siamo sempre nell'ordine dei 50 secondi, quindi dovrebbero farcela i tre a giocarsi almeno il successo di tappa, Davide. Sì, dovrebbero farcela. Non hanno perso niente, un secondo, quindi situazione invariata. Ormai siamo in vista della fine di questa salita. Fabretti. Sale il ritmo delle pedalate di Gilberto Simoni, ma si risiede, comunque torna sul sellino. Ebbene, adesso c'è Stefano Garzelli a rialzarsi sui pedali, a cercare di dar ritmo, di scaldire queste pedalate con Valjavec che rimane sempre lì. La strada molto dura, abbiamo superato da poco il cartello dei 2 chilometri alla vetta del Gran Premio della Montagna con Stefano Garzelli che rilancia ancora l'azione. 5 chilometri al traguardo per Cunego e Cioni, significa che devono coprire ancora 2 chilometri di salita. 1:16 per Gonciar ed Eddie Mazzoleni. Se fosse in un'altra squadra Mazzolini potrebbe fare il capitano, Davide. Penso proprio di sì. Ancora pendenze importanti. Silvio, dopo la crisi sul Vivione, almeno nelle ultime centinaia di metri, pensavamo che Valjavec dovesse mollare, invece un osso duro questo sloveno. E invece un osso duro, e adesso a questo punto dovranno tenerlo sia Garzelli che Simoni, perché chiaramente dopo che è stato a ruota tutto il giorno tenterà a mio avviso anche di vincere la tappa. Sarebbe un peccato sia per Simoni o per Garzelli, uno dei due dovrà restare a secco perché poi a vincere sarà uno solo. Meriterebbero entrambi di vincere questa tappa, ma attenzione a Valjavec. Segnalate più di 50.000 persone qui sul passo della Presolana, notate la correttezza, entusiasmo vero, sano, il ciclismo è uno sport meraviglioso. Fabretti. Beh, che meraviglia, che momento di sport incredibile, tantissima gente, ma come avete detto voi, che correttezza, non c'è stato un solo spettatore.
Attenzione però, attenzione, perché Stefano Garzelli ha rilanciato l'azione, Gilberto Simoni ha risposto e, come avevamo visto, Tadej Valjavec non ce la fa più, ha lasciato la ruota. Ruota! Sì, la vita è un'emozione, Cunego è un sobbrivido testuale da un cartello di questi meravigliosi tifosi, sempre Dario Davide Cioni ad aprire la strada, guarda un po' che strano, sembra essere diventato lui, il suo fedelissimo gregario, ad un Cunego strepitoso, pedala in agilità, quando è sul passo ha la forza di Bernardino, quando è in salita diciamo che adotta la posizione Pantani, non mi permetto di dire altro. Dario Cioni, bravissimo, bravissimo. Pensate che questo atleta per tutto il Giro d'Italia ha fatto parte del cosiddetto treno di Petacchi. In pratica, quando c'erano le tappe per Petacchi, lui era là davanti a tirare al pari dei suoi compagni di squadra. Sono arrivate le montagne, ha avuto via libera dalla propria formazione, ma soprattutto ha avuto le gambe per tenere il passo dei migliori. Si meriterebbe un posto sul podio Dario Davide Cioni, ma è troppo lontano da Sergei Gonciar e da Simoni. Non credo guadagnerà un minuto su questi atleti. Cioni, che ha cominciato con la mountain bike, pensate che nel 2000 ha vinto 5 corse, nel 2001 4 e nel 2002 ultima vittoria in mountain bike, e poi si è dato al ciclismo su strada. Potrebbe avvicinare molto Jaroslav Popovic Dario Davide Cioni. Ormai sta per terminare la salita, Fabretti. Ci sei, Alessandro? Valjavec cerca di riportarsi su Gilberto Simoni e Stefano Garzelli, e adesso i due sono a un chilometro dal Gran Premio della Montagna. Non è tanto il distacco di Valjavec, non ha risposto, naturalmente lui non aveva le gambe, ma ha cercato di andare su col suo passo, un chilometro dalla sommità. Cartelli per Eddy Mazzoleni, che arriva nella Valle Seriana, nell'alta Val Seriana, nella terra di Paolo Savoldelli. Avrebbe voluto essere della partita il falco bergamasco, ma purtroppo un incidente e anche la sua squadra, che ha deciso di non venire al Giro d'Italia, hanno fatto sì che Savoldelli fosse davanti al televisore oggi. Garzelli prova a staccare Gilberto Simoni, i due grandi rivali del 2003 stanno qui a lottare per la tappa più appassionante del Giro, tra due ali di folla, Garzelli e Simoni. Simoni a tutta, riesce per il momento, attenzione, troppe moto davanti. Moto dei fotografi dovrebbero cortesemente spostarsi, anche se è anche per loro lavoro, però questo fotografo adesso potrebbe anche levarsi di mezzo, c'è Mulazzani, bravissime, bravissimi i nostri piloti, mamma mia che slalom. Siamo ormai a 500 metri dalla vetta, Garzelli prova a staccare Simoni, ma Gibo non molla. Non dovrebbe più staccarsi, perché qui la pendenza diventa più facile, difatti Simoni riesce a cambiare rapporto, alzarsi sui pedali e portarsi, mantenersi nella scia di Garzelli. Stefano Garzelli in vista dello scollinamento, poi mancheranno 2,8 km, ne mancano 3 in questo istante. Alessandro. Valjavec non c'è più, mi volto subito dopo la curva, per noi a sinistra e Valjavec non c'è, dunque ha perduto contatto, difficilmente a questo punto potrà rientrare su due. Ancora ale di folla e un entusiasmo incredibile come poche volte abbiamo visto. Ma altro che 50.000, queste sono 100.000 persone, Lorenzo. È indimenticabile spettacolo di folla, mentre l'esperto Cioni e Boccia Cunego fanno il pieno di tifo al cartello dei 500 metri al Gran Premio della Montagna. Forse hanno guadagnato qualcosa Cioni e Cunego, però ormai risulteranno imprendibili Garzelli e Simoni, se lo meritano questi due atleti di giocarsi la tappa. Pensate, allo sprint dovrebbe essere più veloce Garzelli, ma dopo una tappa così bisognerà vedere quante energie sono restate. Eccoli qua, i vittori, il cronometro è partito, Cunego che si mantiene nella scia di Cioni, impressionante Cioni, ieri secondo, oggi potrebbe guadagnare ancora una posizione. Si parlano i due, Simoni e Garzelli. Silvio. Ma sai, sono cose che accadono, sono stati una giornata in fuga, si staranno parlando e cercando di concordare il comportamento dell'ultimo chilometro. Sprint regolare sarà, ma sicuramente. Mi auguro di sì. Garzelli non può lasciare la tappa a Simoni, non ha ancora vinto. Simoni dalla sua parte, però
è ancora in lizza per guadagnare una posizione. 52 secondi, quindi sono saliti in questi ultimi due chilometri alla stessa velocità Simoni e Garzelli, Cioni e Cunego. E adesso c'è il tratto di discesa che condurrà al traguardo nel piazzale della pista di Bob qui alla Presolana. Tappa indimenticabile, gentili telespettatori. Semplicemente stupenda, poi una marea di gente, uno spettacolo. Qui siamo su Eddy Mazzoleni con Gonciar e Tonkov. Gonciar ha perso non poco in questo tratto, anche se chiaramente va apprezzato e applaudito il Giro d'Italia dell'Ucraino, anzi sul Vivione forse ha fatto fin troppo Gonciar. Ultimo chilometro. Tra un po' svolta a sinistra, finisce la discesa. Il ritardo di Gonciar era di un primo e 28 secondi, quindi potrebbe perdere la seconda posizione in classifica generale. È salda invece la maglia rosa addosso a Bebby Cunego, questo campioncino di Cerro Veronese. Ecco, qui finisce la discesa, svolta a sinistra e la strada torna pianeggiante, anzi in leggerissima salita. Posizione ideale per Stefano Garzelli, che sulla carta, ripetiamo, è più veloce di Gilberto Simoni. Un'azione nata a 85 chilometri dal traguardo che si sta concludendo in mezzo al tripudio del pubblico bergamasco e che vede protagonisti due campioni di questo sport, Gilberto Simoni e Stefano Garzelli. In due hanno vinto tre Giri d'Italia. Simoni che sta tirando a tutta per conquistare la seconda posizione, sta spendendo energie preziose, Garzelli invece corre solamente per il successo di tappa. E Vaglialez per il terzo posto, è partito lo sprint, vedete Garzelli in posizione ideale, pronto a saltare Gilberto Simoni. È stata una reazione rabbiosa quella di Simoni, parte Garzelli e, come era facilmente prevedibile, Stefano Garzelli va a vincere questa Bormio Presolana. Bravissimo Stefano, prova d'orgoglio per te, non vincerai il giro ma hai lasciato il segno. Simoni secondo e per la terza piazza Tadej Vaglialez, compagno d'avventura dei nostri. Tadej Vaglialez ha ceduto solamente all'ultimo chilometro verso la Presolana, per lui un ritardo di 22 secondi. Controlliamo il cronometro, Davide, perché Simoni ha anche l'abbuono oggi, 12 secondi di abbuono. Ed eccolo qua Cioni con Damiano Cunego, il Giro d'Italia è suo. Dario David Cioni, davvero un finale di corsa rosa da incorniciare per lui. Distacco invariato, quarto arriva Cioni e quinto Damiano Cunego. Cunego ormai vincitore di questa 87esima edizione del Giro d'Italia. Vai Alessandra! Un senso al mio Giro d'Italia che fino adesso era stato abbastanza così, stavo bene, ho voluto provare sul mortirolo perché volevo fare un bel mortirolo. Oh, sei d'accordo con Gilberto, ognuno ha fatto la propria corsa, alla fine ho deciso di vincere io e niente, va bene così. Vi siete parlati tutto il tempo, Stefano? Sì, di andare sempre d'accordo, di non scattarci in faccia, diciamo, e niente, siete d'accordo fino qua. Io ho spinto tanto nell'ultima salita perché volevo arrivare qua con lui e giocarmela in volata, è andata bene, sono contento, una bella vittoria. Volevi andare bene sul mortirolo, hai detto, il ricordo di Marco Pantani, l'avevi detto stamattina. Sì, l'avevo detto già da ieri, ci tenevo in particolar modo a fare questa bella salita, è un piccolo ricordo anche a lui. Grazie. Grazie. Questo è l'ordine d'arrivo ufficiale dunque, Stefano Garzelli vince questa 19esima tappa, Gilberto Simoni in seconda posizione, terzo Vaglialez, poi Cioni, Cunego, Mazzoleni, Tonkov e Gonciar. Anche considerati gli abbuoni, Gonciar dovrebbe aver mantenuto la seconda posizione per soli 3 secondi. Altri approfondimenti al processo alla tappa, noi vi ringraziamo per l'attenzione, è stato un giro e una tappa
veramente da ricordare. Linea al processo, grazie a tutti.